Il contratto di fiume è una fase di lavoro comune, un senso di comunità, cioè tutti i comuni che si affacciano su quella parte, su quel tratto del corso d'acqua con i loro territori, dovranno lavorare insieme per la riqualificazione ambientale, sia del corso che dei territori circostanti. E quindi è importante perché è vero che si tratta di uno strumento volontario, ma forse proprio per questo motivo rende il senso di quello che è la comunità. Poi sappiamo bene che il contratto del pellice nasce tantissimi anni fa, certo non ve lo devo spiegare io, ma questa idea progettuale di questo nuovo contratto in realtà nasce con un progetto europeo che finalmente insomma, sarà finanziato e la cui firma è avvenuta appunto a ottobre di questo stesso anno. E quindi credo che ci siano tutti gli elementi per far sì che la giornata di oggi sia una giornata importante proprio per questo aspetto, perché è importante, come dicevamo, lavorare insieme, generare un senso di comunità su questo tema, proprio per fare, diciamo, un lavoro di sinergia e proprio perché attraverso questo lavoro si possa creare quello che è fondamentale in una situazione come questa, cioè la resilienza. Credo che sia un termine adoperato ormai in modo costante, ma allo stesso tempo è un termine fondamentale, perché la resilienza la si costruisce insieme, come appunto una comunità, la si costruisce con competenze, la si costruisce con un trasferimento di conoscenze da parte dei tecnici verso gli operatori, ma anche verso i politici, e in particolare la si compie attraverso l'educazione anche delle nuove generazioni. Troppo spesso sentiamo anche alla televisione, ma leggiamo sui giornali delle pratiche che non sono idonee e veniamo considerate anche noi come amministratori come incapaci di aver realizzato quel tipo di pratiche che in realtà non sono idonee, che avrebbero, secondo alcuni, permesso ai nostri territori di essere più resilienti. Ebbene, io credo che proprio attraverso la conoscenza, attraverso i contratti di fiume, gli incontri come questi, ma penso anche al lavoro svolto sempre dal Dipartimento Ambiente insieme all'ANCI Piemonte sulla formazione dei giovani amministratori in campo ambientale, siano dei sistemi unici e fondamentali proprio per scardinare quelle che sono misconoscenze e davvero realizzare qualcosa che serva effettivamente al territorio e che dia dei risultati. Quindi io voglio augurare a tutti voi intanto un buon lavoro e in particolare appunto ringraziare tutti quelli che con senso davvero di comunità partecipano a questi contratti di fiume, nella speranza che arrivino sempre più fondi a questo modello, perché io lo ritengo davvero un modello virtuoso di lavoro comune. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Bene, grazie, grazie mille consigliera. Apriamo quindi i lavori. Io lascerei subito la parola al dottor Guglielmo Filippini, che è il dirigente della direzione risorse idriche, quindi la direzione che appunto dall'inizio dei tempi dei contratti di fiume coordina e gestisce questi strumenti di lavoro. Grazie Guglielmo. Grazie a te per il grande lavoro che avete fatto come squadra per portare avanti il contratto. Un contratto che nasce con un interesse forte della città metropolitana verso la Val Pellice, già molti anni fa, con i progetti europei Interreg Italia-Francia, chiamati Pelidrate e Titicoco, che si basavano sulla situazione idrogeologica del territorio e sulle modalità di gestione dello stesso, ed erano coordinati dal Politecnico di Torino. Da quell'esperienza è nata poi l'idea di un nuovo contratto di fiume, coordinato dall'allora provincia di Torino e con la collaborazione attiva della regione e dei vari enti territoriali di ricerca, e dopo un lungo e complesso dialogo con il territorio e con i vari portatori di interessi, si sono individuate le priorità ed una serie di obiettivi da raggiungere nel tempo, e che sono stati raccolti in un documento, il contratto di fiume, che è stato sottoposto a VAS, è sottoscritto ad ottobre del 2020 tra gli enti e i vari portatori di interesse. La fase di VAS è partita nel 2015, quando la città metropolitana con le proprie risorse ha
cominciato un lungo iter per la predisposizione della documentazione necessaria, iter che si è concluso con esito positivo quest'anno, consentendo finalmente, direi, la firma del contratto. Della firma e della VAS ne parlerà la dottoressa Nuna Tognoni nell'intervento successivo al mio. Ora dunque parte la fase di attuazione del post-firma. Anche se questo contratto si è caratterizzato per aver fatto partire delle azioni concrete con dei progetti inseriti già nel piano fino alla fase pre-VAS, ma senza attendere la firma del contratto proprio perché c'era tutta una serie di possibilità. Il territorio ha infatti ottenuto dei finanziamenti per 2 anni consecutivi con il bando regionale per la riqualificazione dei corpi idrici, di cui parlerà poi il dottor Mancin della Regione, che riguardavano il miglioramento della soglia del ponte di Villafranca per il passaggio dell'Ittefauna, il progetto di riqualificazione delle risorgive Luserna, Torre Pellice e Villa Pellice, di cui parla l'ingegnere Elena Tanno, ed un finanziamento con il bando del programma di sviluppo rurale PSR per 2 fontanili a Vigone. Anche i singoli comuni si stanno attivando per portare avanti azioni, come per esempio oggi il comune di Vigone che lavora per l'inserimento della tutela dei fontanili nella pianificazione comunale. Ma direi che la fase più importante comincia ora con la partecipazione al percorso che si farà insieme, soprattutto per ricercare le risorse idonee a realizzare delle azioni positive individuate dal contratto e chiedendo a ciascun ente portatore di interesse di essere propositivo, perché questa è la parte più importante, su come portare avanti, cioè le azioni, su come trovare nuovi fondi, perché si sa, i progetti che arrivano dai contratti di fiume hanno una premialità che viene sviluppata ormai anche a livello nazionale. Questa assemblea è dunque l'occasione per presentare, e verrà fatto nel pomeriggio, a tutti la progettualità integrata per il Pellice, che verrà presentata dall'AIPO e di DIPO della Regione Piemonte DIPLA, e che comprende interventi di difesa idraulica con un occhio alla tutela dell'ambiente. Questi progetti sono nati a partire dalle previsioni del programma gestione dei sedimenti fatti alcuni anni fa. Poi abbiamo anche l'onore di ospitare in questa assemblea l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, che sta portando avanti un progetto di affiancamento con le regioni che muovono i primi passi nell'esperienza dei contratti di fiume. E a queste regioni vorrei fare gli auguri per un cammino lungo e importante, anche faticoso, che comunque darà sicuramente molti frutti. Io ho finito l'intervento e passo a questo punto la parola a Nuna Tognoni per quanto riguarda la VAS. Grazie Guglielmo. Volevo iniziare il mio intervento intanto ringraziando tutti per il grande lavoro che è stato svolto in questi anni. Senza la collaborazione del territorio non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. Lancio la mia presentazione. Allora, intanto devo condividere lo schermo. Vi chiedo poi solo un feedback sul fatto che si veda tutto. Sì, sta partendo la condivisione, Luna. Allora, un attimo solo che non è questa è l'altra presentazione. Ok, proviamo a metterla a schermo intero. Scusate, facciamo tutto in diretta, ma capirete anche la difficoltà di usare questi strumenti. Modalità schermo intero. Perfetto. Allora, Provato. mi confermate che si vede Sì. la schermata? Si vede, vai pure. Perfetto, perfetto. Allora, ci tenevo a fare un momento il punto della situazione sul momento al quale siamo arrivati in questo lungo percorso. Come saprete, abbiamo completato la firma del contratto il 21 ottobre, con modalità da remoto, nell'impossibilità di poter organizzare un evento istituzionale dal vivo, ed è lo stesso motivo per cui oggi ci troviamo in modalità webinar e non di persona. La firma arriva al termine di un lungo percorso e costituisce senz'altro un punto di arrivo, ma allo stesso tempo un punto di partenza. Infatti non determina diciamo, il completamento del contratto, ma al contrario, l'inizio di una nuova importante fase che è quella di attuazione delle azioni del piano.
Intanto io so di rivolgermi a un auditorio che ha già per la maggior parte condiviso con noi questo percorso, ma facciamo comunque un velocissimo excursus su che cos'è un contratto. Cos'è il contratto di fiume? Il contratto di fiume è essenzialmente uno strumento per raggiungere gli obiettivi di qualità che sono previsti dalla direttiva acque europea. Pertanto ha come fine ultimo la riqualificazione del bacino fluviale e del territorio afferente. E non è un nuovo livello normativo, ma quindi non si sovrappone alla normativa esistente, ma è un accordo volontario tra gli attori territoriali, sia pubblici che privati, e apre un importante tavolo di confronto e di partecipazione in cui in tutta questa fase preliminare i soggetti interessati hanno potuto condividere le criticità sul territorio e trovare congiuntamente delle possibili soluzioni, condividendo le proprie strategie e i propri punti di vista. Il contratto, come già accennato dal dottor Filippini, nasce da lontano, in quanto il territorio è storicamente interessato da criticità molto, molto importanti, soprattutto per quanto riguarda il rischio idrologico e geologico. Pertanto, con l'occasione della possibilità di finanziamenti dati da progetti europei, sono stati condotti degli studi sul territorio proprio finalizzati all'analisi dell'assetto idrogeologico e dello stato ambientale. Questi sono stati il Pellidra, che è concluso nel 2011, che ha avuto il grande pregio di trattare l'aspetto della mitigazione del rischio idrogeologico e l'aspetto della riqualificazione ambientale in modo congiunto. E in questo modo è emerso molto fortemente e molto chiaramente che questi due aspetti sono correlati. Uno, non è possibile pensare alla mitigazione del rischio senza congiuntamente pensare all'aspetto della riqualificazione ecologica delle aste torrentizie. L'esperienza del Pellidra, che è stata capitalizzata nel successivo progetto, che è il Titicoco, che è quello che ha consentito di dare concretamente l'avvio al processo del contratto di fiume, anche grazie ad un primo finanziamento. Il percorso del contratto è avvenuto in armonia con le linee guida della Regione Piemonte. C'è stata una lunga analisi conoscitiva del territorio e un primo accordo territoriale, che è stato il protocollo d'intesa, a cui è seguita una lunga e interessante fase di concertazione territoriale, di informazione alla popolazione, anche coinvolgendo il comparto scolastico. Questa fase di condivisione ha portato alla redazione del piano d'azione, che è il vero cuore del contratto, che, come vedremo, è stato sottoposto alla procedura di LAS. Solo in seguito alla valutazione positiva del piano tramite la VAS è possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto. E come vi dicevo, questo apre la nuova fase, quella di attuazione, in cui le azioni del piano, compatibilmente con le risorse a disposizione e con un ordine di priorità che man mano viene stabilito, saranno attuate. Come vi dicevo, dall'analisi territoriale sono emerse le criticità, che sono state poi affrontate proponendo delle possibili soluzioni legate appunto essenzialmente al rischio idrogeologico e idraulico nel bacino, ma anche agli impatti delle attività antropiche, in particolare le attività estrattive e lo sfruttamento idroelettrico delle acque superficiali. Allora, da questa schermata potete vedere come il percorso è iniziato parecchi anni fa, con le prime attività nel 2014, quindi molto a monte della firma del contratto, e che hanno interessato, come vi dicevo, principalmente l'aspetto di condivisione con il territorio e di informazione. È stato poi realizzato, anche grazie al contributo del comparto scolastico, il logo ufficiale del contratto, che è quello che avete visto nella prima schermata e che accompagna tutto il processo. La procedura di VAS è stata molto lunga. Ora, è
è stata poi perfezionata nell'anno 2019. Nel frattempo il territorio non è stato fermo, ci sono state attività sia promosse dagli enti, ma anche promosse dal basso, diciamo, dallo stesso territorio, per cui si è cercato in ogni caso di tenere vivo l'interesse per questo strumento sul territorio. Il 21 ottobre 2020 si è addivenuti alla firma del contratto. Qui una rapida panoramica sui tavoli di coprogettazione, grazie ai quali è stato possibile redigere il piano d'azione. Che cos'è il piano d'azione? È lo strumento operativo del contratto, quello che contiene, suddivisi in ambiti tematici, le azioni che servono a raggiungere gli obiettivi di riqualificazione ambientale, o che perlomeno contribuiscono, diciamo, perché il contratto di fiume non è che uno degli strumenti, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale della direttiva. È suddiviso, come dicevo, in linee strategiche, obiettivi generali, obiettivi specifici che vengono poi declinati in azioni. Il piano d'azione essendo una pianificazione, viene sottoposto alla procedura di VAS. La Regione Piemonte è una delle poche realtà in Italia che prevede la VAS per il piano d'azione del contratto, insieme alla Regione Abruzzo, che però ha avuto solo un'esperienza in questo senso. L'autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte, l'autorità proponente è la Città Metropolitana di Torino. Sono stati poi coinvolti una serie di soggetti con competenza ambientale, che sono quelli che vedete qui sotto, e che hanno poi contribuito anche a stilare un parere. Le fasi della procedura di VAS sono qui sintetizzate: la conclusione del procedimento con l'espressione del parere motivato da parte della Regione è avvenuta nel 2019, a questa è seguita poi la dichiarazione di sintesi. Tutti questi documenti sono pubblicati sulla pagina web sul nostro portale della Città Metropolitana di Torino, alla sezione risorse idriche. Avremo poi modo di darvi tutti i riferimenti, ma so che molti di voi già conoscono questa risorsa. La domanda che nasce nell'interlocutore è senz'altro: perché tutto questo tempo per la procedura di VAS? Allora, alcune delle criticità legate all'elaborazione della procedura di VAS sono lampanti, naturalmente erano già chiare fin dall'inizio, e principalmente legate alla cronica carenza di risorse umane dedicate a questi processi all'interno dell'ente. Noi abbiamo in corso 5 processi di contratto di fiume e di lago. Le risorse umane a disposizione sono essenzialmente le stesse, sono anche dedicate ad altre progettualità che riguardano territori al di fuori dei bacini dei contratti, sempre sul territorio della città metropolitana. Pertanto, questo ha senz'altro rallentato la procedura. Il processo di VAS è molto laborioso, prevede la redazione di documenti molto complessi. Questo problema, diciamo, ha portato alla necessità di indagare meglio sulla necessità della procedura di VAS legata al contratto. L'occasione ci è stata data da uno studio legato ad una tesi di laurea svolta in collaborazione col Politecnico di Torino in pianificazione territoriale, attraverso la quale sono emersi degli altri aspetti molto interessanti. Ad esempio, la difficoltà di trovare degli indicatori validi per le azioni del piano, in particolare per quanto riguarda le azioni immateriali. Infatti, il piano d'azione non contiene solo interventi concreti sul territorio, ma ha tutto un comparto che riguarda la governance territoriale, per cui è stato difficile trovare già delle esperienze di indicatori legati a questi aspetti. L'altro aspetto importante è stata la ridondanza e la sovrapposizione di alcune fasi, anche di alcuni documenti, ma anche proprio di alcune fasi della procedura di VAS del processo del contratto. In particolare, noi sappiamo che una fase molto importante della VAS, che riguarda i piani in generale, è la fase di consultazione, che permette la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, e questo è un momento di condivisione fondamentale.
Il processo di contratto di fiume fa un po' il percorso inverso, in quanto è un processo di concertazione continua, per cui il confronto con il territorio e i portatori di interesse avviene fin dall'inizio, avviene in ogni fase del contratto, anche dopo la firma e anche nella fase di attuazione, perché il processo di contratto nasce proprio dalla condivisione. Pertanto è possibile in qualsiasi momento per gli attori territoriali presentare delle osservazioni e degli aggiustamenti al contratto e al piano d'azione, perché per sua natura è un processo dinamico, lo è per vari motivi, sia perché possono cambiare le condizioni al contorno, quindi le condizioni del territorio, possono esserci nuove opere sul territorio che cambiano lo status quo del bacino. Può cambiare la pianificazione territoriale, quindi, e anche la normativa. E non ultimo, cambiano gli interlocutori, perché naturalmente avendo a che fare con gli enti locali sono fatti di persone, e cambiano, in seguito alle elezioni cambiano le giunte, cambiano le persone che magari fino a poco prima avevano condiviso tutta una parte di percorso, per cui è necessario, diciamo, formare di nuovo e informare nuovamente le nuove persone che vengono a contatto con la realtà del contratto e pertanto e che a loro volta possono portare dei contributi nuovi. Per cui non è indispensabile, diciamo, il periodo di apertura della consultazione della VAS. Anche se, infatti, per il pellice non ci sono state osservazioni in quel periodo, anche se abbiamo visto che proprio per questi motivi che vi ho illustrato poco fa, in realtà anche nel periodo di consultazione qualche osservazione è possibile, è successo in altri contesti, e questo proprio per i motivi che vi ho appena esposto. Quindi diciamo che non è più che altro un problema legato alle tempistiche, perché sui 5 anni che ha impiegato questa procedura, i 90 giorni della consultazione della VAS forse non sono così rilevanti, ma è proprio una questione di metodo, perché è molto importante che tutti gli attori territoriali sappiano che il tavolo del contratto è sempre aperto e sempre, ed è la sede idonea per portare le proprie osservazioni. Questo studio condotto durante la tesi di laurea però ha messo in evidenza degli importantissimi punti di forza della VAS, che diversamente non sarebbero stati probabilmente, non sarebbero emersi. Intanto, il confronto dei diversi livelli di pianificazione attraverso l'analisi di coerenza esterna, che consente di verificare quali sono le pianificazioni già esistenti che perseguono gli stessi obiettivi e quindi di metterle a sistema. Stessi obiettivi che poi sono spesso sovrapponibili anche a quelli del contratto. Il contratto di fiume parte con le migliori intenzioni, cioè con l'intento di riqualificare il territorio. Questo però non significa che all'interno del piano tutte le singole azioni abbiano per forza degli effetti positivi. Per cui è importante intanto un'analisi di coerenza interna delle azioni del piano tra di loro e anche un'importante analisi delle azioni singolarmente, perché le singole azioni, come vedete in questa slide, possono avere delle interferenze sulle componenti ambientali. Ad esempio, mi vengono in mente tutte quelle che riguardano la linea strategica dello sviluppo sostenibile. Ad esempio, la proposta di alcuni interventi legati alla fruizione, che possono però avere degli impatti sull'ambiente non necessariamente positivi. E le azioni possono anche avere come dire, delle sinergie tra di loro che possono, benché prese singolarmente, avere effetti positivi, in sinergia produrre non necessariamente degli effetti positivi. Altro aspetto estremamente importante è l'analisi delle alternative per la scelta dello scenario meno impattante. Sono tutte analisi che senza la VAS non sarebbero condotte. Io non mi soffermerei più di tanto sul risultato di questa analisi quanto sul metodo che è stato utilizzato, che è quello che vedete in queste slide. Quindi di fatto quello che si può dire è che in generale
le misure previste dal contratto, quindi le azioni elaborate nell'ambito del contratto, esercitano effetti positivi sull'ambiente. Per alcune, proprio in seguito allo studio condotto nella VAS, sono state individuate delle misure di mitigazione e di compensazione. In particolare, appunto, per quanto vi dicevo su alcuni aspetti legati alla fruizione. La valutazione delle alternative è stata effettuata, si utilizzano delle matrici che ci consentono di confrontare direttamente le varie azioni in modo da individuare l'alternativa migliore. Pertanto, nel complesso, possiamo dire che la VAS applicata al piano d'azione ha senz'altro degli aspetti che vanno assolutamente perseguiti e vanno conservati. Quindi è stata senz'altro un'occasione per fare delle riflessioni in più sul territorio. In seguito, al termine della procedura di VAS, siamo finalmente addivenuti alla firma del contratto, i sottoscrittori aderiscono su base volontaria al contratto per impegnarsi all'attuazione delle azioni del piano, ciascuno con le proprie competenze, responsabilità e l'impegno di proprie risorse, e sottolineerei non necessariamente esclusivamente economiche. Qual è il punto di forza del contratto che responsabilizza i firmatari, gli attori territoriali, a trovare delle possibili soluzioni per l'attuazione delle azioni del piano, che non implicano necessariamente un impegno economico, ma anche, ad esempio, in termini di messa a disposizione di risorse umane, anche in sinergia con altri soggetti del territorio. E un altro aspetto molto importante è quello di diciamo, procacciare dei possibili finanziamenti attraverso bandi messi a disposizione o dall'Unione Europea, dalla stessa Regione Piemonte, come vedremo, da privati, da fondazioni private. Pertanto tutti i firmatari si impegnano anche ad andare a scovare un po' queste opportunità di finanziamento, dal momento che, a differenza di quanto accade in altri paesi europei, il contratto di fiume non ha dei finanziamenti propri. Che questo è sicuramente uno svantaggio, ma dall'altra parte permette al territorio di essere più attivo, di essere più proattivo e di responsabilizzarsi nei confronti della possibilità di attuare queste azioni. Gli impegni generali dei sottoscrittori sono esplicitati nel testo del contratto. Una rapida vista sulla struttura organizzativa. La struttura organizzativa, la cabina di regia del contratto è quella che ha le funzioni di coordinamento ed è costituita da Regione Piemonte, Città Metropolitana e altri soggetti sul territorio. L'assemblea di bacino è la sede in cui ci troviamo oggi, che è il momento di condivisione, di partecipazione allargata e di confronto tra tutti gli attori territoriali. La firma del contratto è avvenuta da remoto grazie a un grande impegno dei sottoscrittori che si sono messi a disposizione per poter perfezionare con questa modalità la firma del contratto. Come vi dicevo, negli anni, essendo cambiati alcuni degli interlocutori politici, è stato necessario anche fare un lavoro di diciamo, recupero delle informazioni e di nuova condivisione delle informazioni con i nuovi soggetti che si sono avvicendati. Anche questa è stata un'occasione, diciamo, per recuperare una parte del territorio che negli anni aveva, come dire, smarrito la memoria storica delle prime fasi del contratto o non aveva mai avuto modo di conoscerla. E quindi io ringrazio tutti i soggetti, non solo pubblici, come vedete ci sono anche altri importanti soggetti che hanno aderito al contratto, ringrazio tutti per la collaborazione fattiva. E ricordo inoltre che l'adesione al contratto è possibile in qualsiasi momento,
dandone informazione alla cabina di regia. Pertanto, e questo sempre perché il contratto è un processo dinamico, pertanto i nuovi sottoscrittori sono i benvenuti e noi siamo a disposizione per diffondere tutte le informazioni possibili in nostro possesso. Io vi ringrazio per l'attenzione, chiedo scusa se sono andata un po' lunga e lascio la parola adesso alla dottoressa Gianna Betta. Grazie mille. Bene, grazie Nuna Tognoni per la presentazione completa che ci ha aperto il panorama degli ultimi tot anni che abbiamo bene o male dedicato a portare avanti con diciamo, con le poche forze ancora disponibili il contratto, che però, come si diceva, è un contratto che ha dato comunque molti frutti ancora prima di essere sottoscritto. Prima il dottor Filippini e la consigliera Zarà hanno accennato al fatto che comunque in questo contratto sono già stati portati avanti molti progetti, di alcuni più concreti sul territorio, ne parleremo tra poco, altri sono proprio nati da questo contratto, come ad esempio il progetto Acqua e Territorio. Che prevede la formazione, moduli di formazione che sono attualmente a disposizione di tutti sul nostro sito. La collega Emanuela Sarzotti ha pubblicato nella chat per chi fosse interessato il link alla nostra pagina dove si trovano tutti i materiali che sono stati preparati appositamente per la formazione, l'approfondimento tecnico e scientifico, sia dei tecnici comunali, sia degli amministratori. Quindi ci sono materiali molto vari, tutti sulla gestione delle risorse idriche, sulla tutela delle acque dell'ambiente. Questa iniziativa, questo progetto che interessa comunque tutta la città metropolitana è nato proprio da un'idea, del contratto di Fiume del Pellice, cioè della concertazione del Pellice. Infatti ricordo che già nel 2014, adesso spero di non sbagliare l'anno, l'ingegner Rosso e il dottor Varese si erano messi a disposizione per fare incontri con i tecnici comunali sul territorio. Chiaramente da questo è nata poi, diciamo, l'idea di far diventare i materiali permanenti, quindi non degli incontri specifici con poche persone, ma aperti appunto a tutti in qualunque momento. Quindi vi invito a guardare il materiale per chi ancora non lo conoscesse sul sito. Approfitto ancora un secondo per dirvi che alla termine della mattinata ci sarà un momento dedicato agli interventi, ovviamente, un momento anche abbastanza lungo volendo, dedicato agli interventi dei partecipanti. E quindi chi volesse poi intervenire può cominciare anche a prenotarsi sulla chat, in modo che poi possiamo dare la parola. A questo punto io lascerei la parola al dottor Paolo Mancin della Regione Piemonte, che ha ormai seguito negli ultimi anni tutti i passi di tutti i contratti di fiume e di lago che seguiamo e che ci parlerà di un'azione davvero importante che la Regione Piemonte sta portando avanti negli ultimi anni ed è quella di aver immaginato e poi realizzato la possibilità di partecipare a bandi di finanziamento. Finalmente per la riqualificazione dei corpi idrici, quindi proprio dei finanziamenti finalmente dedicati davvero alla riqualificazione. Quindi lascio la parola a Paolo Mancin e chiedo a Nuna Tognoni di proiettare le slide. Grazie Paolo. Grazie a voi per l'invito. Innanzitutto, io quando parlo del Pellice non sono della Val Pellice, ma mi sento sempre un po' a casa. Sarà perché ho visto anche gli esordi con Tete Cocò e con Pellidrac, sarà perché sono venuto qualche volta su a Torre Pellice, in valle, quando abbiamo fatto l'assemblea di bacino. Quindi mi fa piacere salutare tutti i presenti, salutare gli amministratori, salutare i colleghi anche dell'autorità di bacino e dell'AIPO che vedo collegati. Come dicevi giustamente, Gianna, il tema è quello relativo al bando di finanziamento, ma lasciatemi anche dire qualcosa in più perché è molto importante questa mattina sottolineare il legame tra il bando di finanziamento e i contratti di fiume, soprattutto
come vedete dal titolo, riqualificare fiumi e laghi al tempo delle emergenze globali, su questo poi tornerò in fondo. Perché parlare di bando di riqualificazione in una giornata dedicata al contratto di fiume del Pellice dopo la sua sottoscrizione? Ma intanto perché indubbiamente il bando finanzia molti interventi, dopo passiamo in rassegna quali interventi che tipicamente sono presenti nei piani di azione dei contratti di fiume. In particolare il bando dà anche dei criteri di priorità per i progetti che sono realizzati all'interno dei piani di azione dei contratti di fiume o all'interno dei processi di contratto di fiume. Il perché è quanto mai evidente: a parità di intervento fatto per riqualificare un tratto di fiume o di lago, la regione preferisce investire a parità di caratteristiche su un progetto inserito in una cornice che è quella che Nuna Tognoni ha mirabilmente descritto, fatta di partecipazione, fatta di condivisione, fatta di attivazione del territorio. Sapete, è stato detto giustamente in premessa da Guglielmo Filippini, il bando regionale ha finanziato interventi sul Pellice, quindi un motivo in più per parlarne questa mattina, ma diciamo anche che il primissimo intervento, quello addirittura che non era ancora un bando di riqualificazione, ma ne è stato in qualche modo il prototipo, è il finanziamento per intervenire presso il ponte della Bertenga, quindi nella vostra valle, per migliorare l'inserimento e la riqualificazione del tratto di Pellice interessato da lavori di altro genere, da lavori di pubblica utilità, e quindi motivo in più per parlarne questa mattina. Il primissimo intervento, il prototipo, è stato realizzato proprio sul Pellice. Poi il bando ha avuto la sua vita e nell'edizione 2020 è stato anche finanziato un ulteriore progetto di caratteristiche prettamente naturalistiche per il recupero di aree umide che sono limitrofe al corso del Pellice, proprio perché, e anche questo vale la pena di sottolinearlo questa mattina, quando parliamo di interventi di riqualificazione fluviale non ci interessa solamente il letto del fiume dove scorre l'acqua, ma ci interessa anche il suo intorno, perché il fiume è qualcosa di più che semplicemente dove passa l'acqua, e anche tutto quello che lo circonda sono le fasce perifluviali, e questo lo trovate perfettamente nelle KTM del bando che dopo andiamo a verificare. Ma soprattutto il terzo motivo per cui è bello parlare questa mattina del bando all'interno di una cornice di contratto di fiume è il seguente, cioè, io l'ho detto più volte, lo dico anche oggi, senza i contratti di fiume non avremmo il bando. Nel bando in realtà la regione ha cercato di tradurre tutto quello che in 10 anni di contratti di fiume ha imparato lavorando sul territorio, e quindi se voi scorrete, dopo magari passiamo anche in rassegna la determinazione che ha approvato il bando e che abbiamo diramato a tutti i comuni piemontesi, quindi ce l'avete, ma se voi leggete i criteri di priorità, i famosi criteri predeterminati per fare la graduatoria di finanziamento, trovate tutte cose che chi lavora dentro i contratti di fiume conosce molto bene. Beh, intanto la presenza del piano d'azione, poi la coerenza con la pianificazione, ne parlava prima Nuna Tognoni quando discorreva in merito alla VAS, trovate l'attivazione del territorio, perché se ci sono delle associazioni che concorrono al mantenimento in vita delle opere finanziate da regione, realizzate dagli enti locali, allora sono punti in più. Anche qui è evidente il perché: a parità di interventi, se la regione ha la garanzia che nel tempo quelle opere, quegli interventi saranno vivi, saranno fruiti, saranno mantenuti in efficienza, ha molta più preferenza perché a parità di interventi si finanzi quello dove chi propone gli interventi sappia offrire anche la partecipazione del territorio, il concorso delle associazioni e l'attivazione di tutti i soggetti che operano intorno al fiume. Quindi io affermo, senza i contratti di fiume non avremmo il bando. Regione Piemonte è stata una delle prime regioni a occuparsi di contratti di fiume. È la prima regione che ha fatto un bando di finanziamento apposta per la riqualificazione, accanto ad altre linee di finanziamento già esistenti, a compendio di altre linee di finanziamento già esistenti operanti da tempo,
Ma tornando proprio su questo punto, e poi andiamo nel vivo della presentazione, ma credo che sia importante discuterne, riprendo anche un'affermazione che ho sentito nei precedenti interventi, cioè quella per cui in Italia i contratti di fiume non trovano delle fonti di finanziamento autonome. È vera, ma contestualizziamola. In Italia, in realtà, l'ambiente non trova dei canali di finanziamento dedicati. Cioè in Francia il piano di gestione del bacino del Rodano, il piano di gestione di qualunque grosso bacino, ha al proprio interno delle modalità di recupero dei costi ambientali, di reinvestimento, come ci dice la direttiva, che ahimè in Italia non siamo ancora stati capaci di realizzare appieno. Però sicuramente il bando di riqualificazione di Regione Piemonte, prima regione in Italia a farlo, è una modalità diretta di recupero dei costi ambientali e di reinvestimento dei proventi del canone di concessione nelle misure di riqualificazione. Infatti il bando è interamente finanziato con una parte del gettito derivante dagli usi delle acque e quindi attraverso il bando, attraverso il finanziamento delle misure che sono già previste, non dobbiamo inventarci nulla, già previste queste misure negli strumenti di pianificazione, nel piano di gestione, nel piano di tutela delle acque, attraverso questo strumento si chiude il cerchio e veramente l'acqua paga l'acqua. Quindi, mentre chiedo a Nuna di passare alla prossima slide, davvero in questo modo realizziamo quel processo per cui davvero si chiude il cerchio e riusciamo a reinvestire questi soldi. Vedete che di investimenti parla anche questa diapositiva, sono investimenti che creano benefici, creano risparmio a livello ambientale, riguardano l'agricoltura, il rischio idraulico, i cambiamenti climatici, la biodiversità, sono temi enormi, sono temi che tocchiamo tutti i momenti con mano. Il rischio idraulico abbiamo avuto all'inizio del mese di ottobre quest'anno degli eventi con delle punte di piena enormi, per fortuna non ovunque hanno creato dei danni, ma dove li hanno creati, e non solo in Italia, ahimè i danni sono stati davvero rilevanti. Allora ecco perché è importante investire sulla gestione della vegetazione riparia, è importante cercare laddove possibile e laddove non si vada a interferire con l'aumento delle condizioni di rischio, ma se lo si fa in una certa maniera questo non dovrebbe avvenire, realizzare aree di eliminazione, aprire nuovi rami, è importante realizzare delle fasce boscate per il fluviale anche per contenere l'inquinamento diffuso di origine agricola, è importante realizzare fasce boscate per i fluviali perché sono dei sistemi di riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera e quindi intervengono positivamente nelle dinamiche di cambiamento climatico. E non da ultimo, le fasce boscate consentono un aumento della biodiversità, vanno a migliorare i nostri corridoi ecologici. Se poi applichiamo anche delle misure dentro il bando di riduzione delle barriere trasversali presenti in alveo e la realizzazione di miglioramento di corridoi ecologici per la fauna ittica, allora pensiamo che siano davvero degli investimenti che creano benefici e non dei meri costi che la pubblica amministrazione va ad affrontare. Andiamo pure avanti in una. Come dicevamo, il contratto di fiume si sposa molto bene con la logica del bando di finanziamento, ne è di fatto la premessa, e i contratti di fiume ci danno anche la possibilità di sapere esattamente attraverso il piano d'azione costruito nel tempo, costruito con quella attenzione minuziosa descritta negli interventi precedenti, e ci fanno veramente capire dove serve fare le cose, quali cose servono, quali cose multiobiettivo in una logica win-win servono e chi le deve realizzare. La regione cerca di aiutare questo processo. Vedete che con la delibera del 20 novembre la regione ha nuovamente per il quarto anno consecutivo quindi proposto un bando che di fatto ricalca le esperienze precedenti, tiene però in considerazione il momento che viviamo. Facevamo un cenno alle emergenze globali, alle emergenze sanitarie, in questo momento non è conclusa evidentemente,
E abbiamo notato nel 2020 che questi vincoli, queste restrizioni che condizionano la vita di tutti noi, condizionano in realtà anche poi la presentazione di progetti, soprattutto di quelli più grossi. Quindi la scelta della giunta regionale è stata quella di dire: quest'anno limitiamo l'aggregazione. Sapete bene che ci si può candidare in forma singola o in forma associata, ma limitiamo l'associazione a non più di 6 enti. Questo perché abbiamo visto, come dicevo, la difficoltà di progetti grossi fatti lungo aste più lunghe da una pletora di comuni, di enti del territorio che subiscono restrizioni. Naturalmente la scelta è anche ponderata sul fatto che non è completamente precluso intervenire anche su aste molto ampie, purché ci siano dei pacchetti di candidati in aggregazione non superiori ciascuno a 6 enti. Quindi questa è la prima previsione. La seconda previsione che evidenziamo è quella per cui se in una cordata ci sono anche enti di area vasta, quindi province, città metropolitane e gli enti parchi, questi devono assumere il ruolo di capofila, in modo tale da non sfalsare anche il conteggio delle somme massime finanziabili. Vedete che la diapositiva presenta, in conformità alla delibera, che il fatto che la presentazione delle domande debba essere entro aprile 2021. Io intanto vi do gli estremi del provvedimento di approvazione del bando 2021, che è la determinazione dirigenziale 708 del 9 dicembre, che avete quindi ricevuto, perché l'abbiamo mandata a tutte le amministrazioni locali del Piemonte, in attesa, sia pure in attesa della pubblicazione sul BUR, ma in questo modo così tutti conoscono già le regole di ingaggio e possono incominciare a progettare. E vi confesso anche pubblicamente un peccatuccio, cioè mi sono discostato leggermente dall'indirizzo della giunta di fare le domande, di prevedere le domande entro aprile, ponendo come scadenza il 3 maggio, ma penso che mi perdonerete. Possiamo andare avanti, così abbiamo una carrellata rispetto ai criteri di accesso al contributo. La Regione in questo momento di difficoltà conferma comunque un forte impegno, mettendo anche quest'anno 2.700.000 euro, quindi scommettendo sulle richieste che arriveranno anche in un momento difficile come quello contraddistinto dall'emergenza sanitaria. I beneficiari, lo dicevamo, sono i comuni, l'Unione di Comuni, le province, città metropolitana, gli enti parco, i gestori della rete Natura 2000. L'importo è 125.000 euro se ci si presenta in forma singola. Se ci si presenta in forma associata, ogni associato può chiedere una quota fino a 85.000 euro. Con un massimo di 6 associati dovrebbe fa 510.000 euro. Gli enti di area vasta fanno i capofila. I criteri sono quelli di coerenza con il PTA, con gli altri piani programmi, la qualità del progetto, perché chiaramente anche qua a parità di tipo di intervento Regione Piemonte preferisce che sia finanziato il progetto più approfondito, ma evidentemente perché questo dà maggiori garanzie poi di cantierabilità. Su questo, una cosa che è frutto dell'esperienza, spesso se si lavora a ridosso dell'alveo possono anche essere interessate per occupazioni o anche per operazioni di intervento le proprietà private, e molto spesso le proprietà private sono molto frazionate. Abbiamo notato che è indispensabile arrivare alla acquisizione di tutti gli atti di assenso al momento della partecipazione. Quindi lo dico agli amministratori che avessero in mente di candidarsi, il suggerimento è di sbrigarsi subito a acquisire gli atti di assenso, perché poi in fase di cantiere, se non li avete, diventa davvero un problema. Gli interventi riguardano il reticolo idrografico tipizzato per obiettivi direttiva quadro acque 2060, le sponde dei laghi. Ricordava bene, Città Metropolitana partecipa a 2 contratti di lago, oltre che a vari contratti di fiume, e le misure sono quelle che già tipicamente hanno interessato i bandi precedenti, sono quelle elencate, quindi quelle riguardanti il contenimento dell'inquinamento diffuso, misure di carattere idromorfologico,
misure che assicurino un miglior deflusso in alveo, misure che migliorino, oltre e in aggiunta all'assolvimento mero degli obblighi di legge, la misurazione dei prelievi, e infine la KTM23, le aree di laminazione. Possiamo proseguire e andare alla prossima slide, che ci parla delle possibilità di cofinanziamento. Questo anche così per magari dare qualche assist a qualche intervento che so verrà fatto a chiusura di mattinata, che riguarderà anche logiche win-win, ma anche questa è una cosa che abbiamo imparato dai contratti di fiume, e quindi il fatto che quando ci sono obiettivi comuni è importante per ciascuno fare la propria parte anche nella ricerca delle fonti di finanziamento. Ed ecco perché il bando regionale di riqualificazione prevede che, a parità ancora una volta di progetti, quindi due progetti assolutamente equivalenti dal punto di vista tecnico-ambientale, se ce n'è uno cofinanziato ha punti in più. Perché? Ma perché intanto ci consente di accelerare anche qui le fasi realizzative. Due, perché è la rappresentazione plastica del coinvolgimento, del cointeressamento del territorio. Tre, perché poi già in Piemonte, e anche questo è un altro grande privilegio che abbiamo noi in questa regione, ci sono delle fonti di finanziamento che sono già estremamente pertinenti ai nostri obiettivi, agli obiettivi di riqualificazione. Ma pensate ai fondi ATO, ai fondi EGATO, quindi il 3% della tariffa che viene riscosso dai gestori del servizio integrato e che va a finanziare interventi di riqualificazione delle aree a monte, delle aree dove si forma la risorsa idrica. Pensate ancora ai sovraccanoni VIMA, ai canoni di Via Raschi, che sono delle fonti di finanziamento collegate all'utilizzo delle acque per la produzione di energia rinnovabile, ma che ancora una volta, in base a una legge degli anni 50, del 53, ma assolutamente antesignana, anticipatrice di contenuti, diceva bisogna investire per riqualificare i bacini di monte, per migliorarli dal punto di vista della resilienza, parola che stamattina era ricorrente. Poi naturalmente ci fossero fondi propri dell'ente, ma abbiamo avuto dei casi in cui enti avevano già stanziato delle somme per fare interventi presso gli alvei e hanno fatto, in una logica win-win, so che se ne parlerà più avanti, hanno coniugato l'utile al miglioramento ambientale, e quindi ancora una volta Regione Piemonte preferisce finanziare interventi che sempre in una logica di contratto di fiumi, in una logica di integrare gli interventi, integrare le politiche di intervento sui fiumi, vadano a migliorare la performance di finanziamento degli interventi che sono proposti. Anche i contributi di fondazione, abbiamo avuto dei casi in questi anni in cui alcune fondazioni, e su questo lavoreremo ancora, hanno cofinanziato gli interventi. Vedete dal grafico che i fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte stanno crescendo, sono quelli gialli nel diagramma, ma stanno crescendo anche i fondi rosa, quelli di cofinanziamento. Questo lo troviamo un ottimo indicatore e una prima risposta anche a quel grande tema che poneva Città Metropolitana, cioè di come riuscire a finanziare gli interventi ambientali. Ma qualcosa sta cambiando e cominciamo ad accorgerci che l'ambiente non è più una terra di nessuno, ma è un luogo dove gli investimenti, invece, se li andiamo a concentrare, significa che ne avremo dei benefici anche di sostenibilità nel futuro. Possiamo passare all'ultima slide con la quale vi saluto, per così rimarcare ancora qualche ultimo punto che riguarda proprio l'esordio, cioè fare riqualificazione ambientale in un momento di emergenze globali, che sono le alluvioni, che sono i cambiamenti climatici, che sono anche la pandemia. È quello che davvero va fatto in questo momento, è quello che davvero va fatto in una logica di ripresa e di resilienza. Riprendo le parole già più volte ricorse oggi, ripresa, resilienza, le parole che tutti sappiamo essere anche quelle ricorrenti nella logica dei cosiddetti recovery fund, dove, approfitto per dirlo, Regione Piemonte ha dato il suo impegno, perché sapete che, lo sa molto bene Città Metropolitana, abbiamo candidato degli interventi importanti nel tratto di Po della città di Torino, naturalmente facendolo di concerto con tutti quelli che occorreva coinvolgere, enti pubblici e soggetti del territorio. E anche qua vedete che è una logica del contratto di fiume che ritorna come un leitmotiv.
E poi la Regione Piemonte ha anche candidato una proposta di intervento per finanziare tutti quei piani di intervento di tutti i contratti di fiume, i numerosi contratti di fiume presenti in Piemonte, sui recovery fund, tutti quelli che hanno naturalmente dei requisiti di cantierabilità, perché questo, ricordiamoci bene, che è sempre la premessa necessaria per riuscire ad attestarsi su quel canale di finanziamento. Ma al di là di questo, anche sulla programmazione nazionale e comunitaria che in questi giorni, in questi mesi si sta andando a definire, Regione Piemonte è presente perché ha così promosso anche l'interesse del coordinamento tecnico delle regioni per riuscire a rappresentare al ministro la necessità di avere un particolare riferimento per i contratti di fiume che come integratori di politiche rappresentano quell'elemento essenziale di raccordo che è anche chiesto proprio dalla programmazione europea. Quindi io mi ricordo le slide che proiettavo 5, 6, 7 anni fa quando facevamo l'assemblea di bacino e dicevamo il contratto di fiume è uno strumento giuridicamente vincolante che è il presupposto per accedere ai fondi europei. Bene, adesso non siamo più noi di Regione Piemonte i coordinatori delle regioni, ma stiamo spingendo e stiamo supportando il coordinatore affinché questo concetto emerga e si attesti, si posizioni proprio in vista della programmazione nazionale comunitaria. Proprio nell'accezione che dicevamo, dobbiamo uscire dall'emergenza, dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza, dobbiamo fare investimenti e, come vedete in questa slide di saluto, la riqualificazione ambientale per Regione Piemonte è sviluppo del territorio, non riqualificazione e sviluppo coniugati, ma verbo essere. La riqualificazione ambientale è davvero un veicolo di sviluppo del territorio. Vive i contratti di fiume che attivano il territorio, che lo rendono protagonista e che possono essere concretizzati anche attraverso i bandi di riqualificazione. Grazie a tutti. Bene, grazie dottor Mancin, grazie mille sia per la presentazione sia per la puntualità estrema e soprattutto proprio ribadisco perché la Regione Piemonte sta davvero supportando in modo concreto i territori sulla riqualificazione ambientale e non è, penso non sia da tutte le regioni ma soprattutto neanche nella regione Piemonte fino adesso, insomma, avevamo visto qualcosa di così concreto e che dà queste possibilità ai territori su questa materia, che mai come adesso, viste tutte le vicissitudini, si sta comprendendo quanto sia importante investire nell'ambiente, sia per le ripercussioni, diciamo, sul nostro, chiaramente sul nostro territorio, ma anche, abbiamo capito ormai, sulla salute. Quindi è davvero molto molto importante. Quindi ringrazio molto. Approfitto, vista questa presentazione, questa carrellata e questa attenzione al fatto che si possa attingere da vari finanziamenti, da varie fonti di finanziamento, chiaramente con uno sforzo maggiore di quanto facciano appunto i nostri cugini francesi, però questo porta sicuramente anche a una responsabilizzazione maggiore. Di chi vive il territorio per potersi impegnare in questo senso. Ricordo che come città metropolitana stiamo promuovendo la realizzazione di un catalogo che si chiama Catalogo Circa ed è il catalogo per gli interventi di riqualificazione e compensazione ambientale che vuole proprio essere la sede della raccolta di tutte le possibili ricadute dei fondi di riqualificazione ambientale che via via si rendano disponibili. Quindi, a parte tutto ciò che ha già detto il dottor Mancin, ricordo che spesso i territori hanno a che fare direttamente con fondi di compensazione ambientale, perché qualunque territorio, bene o male, viene prima o poi ad avere a che fare con opere o interventi sul proprio territorio che se hanno anche solo un minimo impatto, alla fine, di solito generano fondi di compensazione ambientale.
molto spesso, l'abbiamo visto tutti direttamente, non si è pronti nei tempi delle procedure di approvazione dei progetti ad avere già a disposizione un'area, un territorio, un intervento idoneo da poter finanziare. Quindi il fatto di essere pronti a sapere già dove si possono far ricadere i fondi che possono arrivare con le fonti di finanziamento di cui ha parlato il dottor Mancin, ma appunto anche con altri fondi ulteriori che per esempio possono essere le compensazioni ambientali, che sono sempre un po' come dire, considerate non consistenti, ma se poi si vanno a vedere i singoli progetti, in alcuni casi possono essere anche interessanti come finanziamenti. Per questo motivo, appunto, stiamo costruendo questo catalogo CIRCA, che sarà strumento attuativo del prossimo piano territoriale generale metropolitano che sostituirà il PTC2, quindi avrà chiaramente una ricaduta poi sulle pianificazioni locali anche dei singoli comuni, ma vuole essere assolutamente uno strumento a supporto dei territori e quindi sarà costruito insieme al territorio, insieme ai comuni, insieme agli enti, ai soggetti e alle associazioni che vivono il territorio. Per questo in chat vi abbiamo messo il link alla nostra pagina dove è possibile caricare interventi o aree di ogni territorio comunale sulle quali si ritiene che possa essere interessante far ricadere fondi di miglioramento ambientale, per il miglioramento ambientale. Quindi invito davvero tutti ad andare a vedere, a visionare la pagina dove è spiegata meglio questa progettualità, ma soprattutto dove c'è un questionario online che permette direttamente di caricare le informazioni per cominciare ad acquisire queste aree, diciamo, a catalogo. Poi ovviamente verranno fatti gli approfondimenti successivi e verranno presi i contatti direttamente con i comuni, ma anche le associazioni assolutamente sono invitate a segnalare aree dove sia possibile appunto far cadere fondi. Abbiamo dato una scadenza che è quella del 24 di dicembre per festeggiare Natale, per cominciare insomma per caricare le prime informazioni. È molto importante perché questo ci aiuterà a procedere con gli approfondimenti. Ne voglio approfittare proprio perché appunto si collega molto bene alla ricerca di fondi e al poter utilizzare nel modo migliore i fondi di finanziamento, le fonti di finanziamento per l'ambiente. Questo naturalmente non vale solo per i contratti di fiume, anche se ricordo che nasce anche questo da un'idea di un contratto di fiume, perché sulla Stura di Lanzo è stato inventato dal territorio il primo piano delle compensazioni ambientali, che abbiamo chiaramente preso da lì e voluto ampliare il più possibile, rendendolo proprio un piano delle necessità di riqualificazione e tutela del territorio. A questo punto, collegandoci direttamente all'intervento della Regione Piemonte e dimostrando come questo territorio del Pellice sia particolarmente attivo da questo punto di vista, nonostante, come abbiamo detto, la parte burocratica non fosse assolta, nonostante tutto il territorio si è mosso molto molto bene. Infatti è il secondo anno di fila che ottiene finanziamenti regionali per la riqualificazione ambientale su questo bacino. In questo caso una collaborazione molto forte, molto efficace di associazioni del territorio, in particolare l'Associazione per la tutela degli ambienti acquatici e l'ittiofauna, che è stato proprio propulsore di questa progettualità insieme ai nostri colleghi della tutela fauna e flora della città metropolitana, e quindi vi parlerà l'ingegnere Elena Dan, che insieme al dottor Varese è stata progettista di quest'ultimo progetto molto interessante sulle risorgive del Pellice. Lascerei quindi a lei la parola. Grazie. Elena, se Buongiorno a forse tutti. Sì, ti devo dare il relatore. Ok. Prova un po' a vedere, sì, perfetto, grazie. mi dite solo se si vede la presentazione. Allora, si vede, anche se ci sono dei quadrati grigi, almeno io li vedo sopra. Se vuoi provare a metterla a piena pagina, magari. Sì, l'ho messa già.
riprovo. Sì, allora, ah, ok, adesso si vede, c'è solo un quadrato, forse hai una... Case... Ah, ok, perfetto, così va benissimo. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Vi parlerò brevemente del progetto di riconnessione e riqualificazione di risorgive afferenti al torrente Pellice. Questo progetto, mi sento di dire, è frutto di un lavoro corale che ha visto coinvolti molteplici attori, ognuno dei quali ha contribuito all'ideazione e alla progettazione degli interventi proposti. Inizierei con l'associazione ATAI, a cui va il merito di presidiare da anni il territorio, conservandone memoria storica e individuando eventuali criticità e proponendo possibili soluzioni. Altri attori sono stati certamente Città Metropolitana e i tre comuni coinvolti, Villar Pellice, Torre Pellice e Luserna San Giovanni, in particolare gli uffici tecnici, con cui sono state condivise passo passo le soluzioni progettuali che hanno dato un sostanziale contributo per la parte amministrativa e nel rapporto con i privati. Il dottor Paolo Varese, che ha curato tutto ciò che concerne la componente vegetazionale, con lo specifico intento di valorizzare e migliorare l'esistente, promuovendone la stabilità e risolvendo d'altra parte alcune criticità. Infine vorrei ricordare che i monitoraggi della fauna ittica ex ante sono stati eseguiti dall'associazione ATAI in collaborazione con Città Metropolitana nelle persone di Marco Baltieri e Paolo Loconte, che si occuperanno anche dei monitoraggi ex post. Mentre l'analisi della componente biologica verrà eseguita dal Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini Alpstream, che ci tengo a ringraziare perché ha supportato il progetto sin dalle prime fasi. Il progetto propone interventi che risultano in linea con quanto emerso durante le fasi del contratto di fiume, rispondendo in maniera coerente quindi al piano d'azione. In particolare, le sue finalità coincidono con l'obiettivo specifico B5 che prevede la conservazione e valorizzazione degli habitat naturali. Infine, osservo che l'obiettivo generale del progetto, che è la riconnessione delle risorgive al torrente Pellice al fine di favorire la continuità longitudinale per la fauna ittica, risponde coerentemente anche all'obiettivo specifico B6 del piano d'azione del contratto di fiume, che riguarda proprio la tutela della comunità ittica del torrente Pellice. Infatti, la riconnessione longitudinale delle risorgive presenti nella fascia perifluviale e la creazione di aree di frega e di rifugio lungo il reticolo secondario permetterà di aumentare la possibilità di habitat per l'ittiofauna nel bacino del torrente Pellice. Entriamo ora più nel merito degli interventi, iniziando dal comune di Villar Pellice, posto più a monte. Il progetto ha interessato una risorgiva che scorre in sponda sinistra del torrente Pellice, che confluisce nel rio Cassarot, che a sua volta si immette nel torrente Pellice circa 400 metri più a valle. Entrambe le confluenze presentano dei salti difficilmente superabili dalla fauna ittica, specialmente quella del rio Cassarot, che ha un dislivello di quasi 2 metri. Infatti, i monitoraggi della fauna ittica hanno evidenziato popolazioni mediamente abbondanti e strutturate di scazzone, trota marmorata e vairone all'interno dell'alveo del Pellice, mentre non sono stati trovati esemplari né lungo il rio Cassarot né lungo la risorgiva. È stata quindi prevista la riqualificazione di un tratto di risorgiva, migliorando sia l'attraversamento stradale che la confluenza con il rio Cassarot, al fine di garantire la continuità biologica tra risorgiva e rio Cassarot. Mentre alla confluenza con il torrente Pellice è stato previsto il rifacimento del tratto terminale del rio, con la modifica della livelletta e il miglioramento sostanziale delle condizioni idrauliche per garantire la risalita della fauna ittica. Troviamo inoltre all'interno della zona speciale di conservazione stazioni di Miricaria Germanica, che presenta allo stato attuale alcune criticità legate sostanzialmente alla rinnovazione della specie, soprattutto in seguito ad eventi di piena particolarmente intensi che hanno interessato il Pellice negli ultimi decenni. È stato quindi individuato un sito all'interno della ZSC lungo il rio Cassarot che presenta condizioni di sufficiente umidità e illuminazione, nel quale è prevista la piantagione di talea di Miricaria germanica dopo opportuna risagomatura di un tratto del corso d'acqua. Questo intervento presenta molteplici obiettivi, in primis la fruttificazione delle specie lungo un corso d'acqua che funga
da veicolo per la diffusione dei semi all'interno del sistema fluviale del Pellice posto a valle, consentire la crescita di alcuni arbusti da cui prelevare ulteriori talee in condizioni ottimali senza l'evenienza di piene catastrofiche e distruttive, e infine creare una sorta di riserva biogenetica. Ultimo intervento previsto è stata la piantagione di talee di salicace e polloni radicali di arbusti autoctoni sulle sponde del rio Cassarot, tra la confluenza della Risorgiva e il sito della Miricaria Germanica, per favorire l'ombreggiamento estivo dell'habitat acquatico. Per quanto riguarda invece il comune di Torre Pellice, la Risorgiva interessata dagli interventi scorre ai piedi del versante sud della valle e confluisce nell'alveo attivo del Pellice poco a monte del Ponte Blancio. Il tratto in cui sono concentrati gli interventi scorre all'interno di un bosco perifluviale che è compreso tra l'alveo attivo del Pellice e una strada secondaria sterrata. Tra l'altro, la facilità di accesso alla zona consentirà l'allestimento di una futura area didattica per le scuole. I monitoraggi hanno evidenziato in questo caso, lungo la risorgiva, una popolazione strutturata di trota marmorata, in alcuni casi presente con soggetti maturi. Infatti, in questo caso è già presente la continuità biologica tra la risorgiva e il pellice e si prevede solo di ottimizzare con interventi puntuali per contrastare la dispersione dei deflussi di magra. È invece previsto di migliorare localmente l'habitat acquatico, realizzando delle aree per la riproduzione della fauna ittica mediante diversificazione del substrato e delle locali condizioni idrauliche. Si è fatto riferimento a tal proposito ad interventi analoghi che sono già stati realizzati in Francia su appunto risorgive e a linee guida per pianificazione e progettazione di strutture per la creazione di habitat idonei alla riproduzione della fauna ittica, redatte in Canada nel 2012. Nel tratto Piemonte invece sono stati previsti interventi prettamente forestali, da un lato il diradamento di un alneto al fine di migliorarne la stabilità e dall'altro la rimozione di individui di Buddleia che ostruisce la risorgiva determinando condizioni di eccessivo ombreggiamento con successiva piantagione di astoni di salicace. Per quanto riguarda invece la risorgiva nel comune di Luserna San Giovanni, questa scorre in un bosco perifluviale posto in sponda sinistra del torrente Pellice. I monitoraggi in questo caso hanno evidenziato popolazioni mediamente abbondanti e strutturate di barbo, trota marmorata e vairone nell'alveo del Pellice, mentre un popolamento più semplificato lungo la risorgiva. Questo è da attribuirsi in buona parte alla presenza di un salto di fondo alla confluenza di circa 1,5 metri, difficilmente superabile dall'ittiofauna, come vedete nell'immagine. Per questo motivo, in questo caso, è stato proposto il ripristino della continuità biologica mediante la realizzazione di una rampa in massi di tipo boulder bars in soglie successive di adeguata pendenza, seguendo le linee guida della regione proprio sui passaggi per pesci. Più a monte, infine, è stata pianificata la rimozione di alberi instabili o schiantati che allo stato attuale creano condizioni di eccessiva occlusione del corso d'acqua. Grazie per l'ascolto. Bene, grazie, grazie mille Elena, grazie per il lavoro comunque che hai svolto a supporto decisamente di questa progettualità Grazie che a voi. peraltro ricordo che è stata scelta come prima nella graduatoria del bando, quindi evidentemente il lavoro è stato davvero molto molto dettagliato. Sempre a proposito di finanziamenti che il territorio è riuscito, muovendosi nel modo migliore, ad ottenere, c'è il finanziamento ottenuto dal Comune di Vigone scusate, con i bandi del programma di sviluppo rurale. Il Comune di Vigone, come vedremo successivamente, direttamente dal consigliere Marchisone, si sta muovendo in questo senso per la tutela dei propri fontanili e con questo bando con l'aiuto della città metropolitana, del gruppo Natura interno all'ente, ha supportato il comune alla partecipazione a questo bando che poi è stato recentemente finanziato. E di questo per questo lascerei la parola al dottor Massimo Ceppi, che è il collega della città metropolitana, della direzione, scusate,
scusate, ma non mi ricordo mai il nome della direzione. Vabbè, lo dice lui, ex assistenza ai comuni, scusatemi, lascio che lo dica direttamente lui che è meglio, quindi lascio la parola a Massimo Ceppi. Massimo, ti do il ruolo di relatore, adesso ci provo. Ecco, buongiorno a tutti, non so se mi sentite. Sì, Massimo, si vede, si sente, si vede. Perfetto. Dunque, intanto vabbè, ringrazio intanto dell'opportunità di poter parlare di questo progetto, che è un progetto che è stato realizzato per il comune di Vigone, dal gruppo Natura della città metropolitana, un gruppo di colleghi, insomma, che provenendo da settori diversi dell'ente lavorano su progettualità e su tematiche ambientali. In particolare ringrazio i due colleghi che con me hanno lavorato a questo progetto, in particolare la dottoressa Rossato e il dottor Loconte, che ha dato supporto, diciamo, per la parte diciamo, relativa alla fauna ittica. In che cosa consiste il progetto di rinaturalizzazione e incremento della funzionalità ecologica di questi due fontanili? Intanto, il territorio di Vigone è un territorio che è caratterizzato dalla presenza di una fascia, cosiddetta fascia delle risorgive, dove troviamo una serie di affioramenti di risorgive che sono stati nel tempo in qualche modo utilizzati attraverso la loro trasformazione come opere di captazione a fontanili. È una zona che si sviluppa con una direzione nord-sud e ha, diciamo, con motivi di carattere naturale e antropico, ha permesso appunto di poter sfruttare queste acque che, intercettando la superficie topografica per dei motivi legati da un lato alla topografia e dall'altro proprio ad un passaggio sedimentologico, passiamo appunto da depositi più grossolani a depositi via via più fini e più impermeabili verso la zona di pianura. All'interno di questa fascia troviamo appunto queste emergenze idriche in questa fascia che ha un'ampiezza di 5-10 km all'incirca, e dove appunto con opere di carattere antropico sono state realizzate attraverso la realizzazione di testate, l'infissione di tubi e la riprofilatura o profilatura di fossi e di canali, un sistema di captazione e di distribuzione delle acque, soprattutto a fini irrigui. Quello che possiamo vedere qui è appunto una schematizzazione di quello che è il classico fontanile che ritroviamo in diverse parti del territorio di Vigone. E sono per lo più caratterizzati appunto da una testata che è coronata da pali in legno infissi. All'interno di questa testata normalmente trova sede uno o più tubi infissi, tubi normalmente cosiddetti tipo calandra, che andando ad intercettare più in profondità la falda permettono di aumentare la portata. Quindi abbiamo una distribuzione dell'acqua attraverso appunto questo sistema di canali che prende origine in particolare da uno o più testate che si possono ritrovare nello sviluppo totale del fontanile. Questo che cosa comporta? Comporta che si vengano a determinare degli habitat molto, molto particolari. Intanto abbiamo una caratteristica delle acque che ha una limpidezza e soprattutto una temperatura che si attesta tra i 15 e i 16 gradi e con delle escursioni termiche minime, quindi ha una stabilità.
Sono caratterizzate però anche da un basso livello di nutrienti e quindi abbiamo dei popolamenti vegetali ma anche di ittiofauna molto particolari. In particolare sono inserite negli habitat di interesse comunitario come fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica. E la lampreda padana è appunto una delle specie ittiche di particolare interesse e sulle quali appunto vedremo successivamente abbiamo immaginato e progettato interventi proprio per favorire il ripopolamento di questo tipo di specie ittica. Quindi queste che vedete nelle immagini sono alcune dei canali di fontanile e questi hanno proprio perché sono inseriti in un contesto agricolo di forte pressione, sostanzialmente una monocultura mais, sono minacciati diciamo la loro scomparsa è una delle minacce appunto per una delle forme di biodiversità che potrebbero venire meno. Quindi le principali cause di scomparsa e quindi di degrado le vedete qui elencate, sono appunto il notevole abbassamento del livello della falda, l'utilizzo di metodi di estrazione delle acque pozze, quindi in qualche modo c'è una sottrazione di acqua e quindi un abbassamento della falda, l'assenza di manutenzione, questo è uno dei temi su cui già negli anni il Comune ha cercato di intervenire e con questo intervento cerca di sistemarne altri due, il deposito di immondizie, di rifiuti provenienti in particolare dalle demolizioni. Questa incuria, questa scarsa manutenzione causa poi l'interramento delle testate e quindi anche della capacità e della portata del fontanile, quindi viene meno la possibilità di sfruttare, la risorsa idrica e questo a favore di che cosa? Di un maggior sfruttamento di superfici agricole che diciamo avanzano sempre di più verso quella che è il sistema dei fontanili. In ultimo, l'utilizzo di fertilizzanti in particolare, ma anche di prodotti fitosanitari, minacciano con l'inquinamento le acque dei fontanili. Grazie alla possibilità che il PSR nella misura 4 ci ha dato di poter candidare questo progetto di rinaturalizzazione, ci siamo dati due obiettivi principali per il recupero e la riqualificazione di due fontanili che si trovano, diciamo, interrati o parzialmente interrati. I due obiettivi sono appunto migliorarne il deflusso e poi, diciamo, andare nella direzione di rideterminare condizioni favorevoli per l'habitat di direttiva, quello di cui parlavo prima, il 3260, e siti riproduttivi per la lampreda padana. Appunto, dicevo, in un contesto di agricoltura intensiva con una monocultura mais, vediamo che i fontanili rappresentano elementi importanti di biodiversità e sono dislocati appunto nel territorio, immersi in questo tessuto di colture principalmente di tipo cerealicolo. I due fontanili sono appunto il fontanile Santa Maria e il fontanile Ulè. E gli interventi previsti, partiamo dal primo, dal fontanile Santa Maria, i primi interventi sono appunto quelli di semplice asportazione dei sedimenti e dei rifiuti, asportazione che prevediamo proprio per la fragilità e per la ridotta possibilità di intervento negli spazi di effettuare principalmente in modo manuale. Abbiamo poi alcune antiche testate di fontanili, qui sulla sinistra ne vedete una che è una testata in mattoni, direi sostanzialmente disarticolata, e quindi qui prevediamo di andare a ristrutturare con una tecnica di cuce-scuci la testata in mattoni e quindi andare poi a delimitare l'imbocco e la parte di canale che diciamo si parte dalla testata appunto con l'infissione dei pali in castagno scortecciato.
sulla parte, diciamo, di sponda, quindi la parte di superficie proprio a margine del fosso del canale, del fontanile, si prevede appunto tramite una pulizia la rimozione di una rete che era la delimitazione di un vecchio campo da gioco di bocce, di andare a realizzare una fascia tampone in cui si prevede di andare a mettere a dimora delle specie arbustive autoctone, in particolare diciamo dal nocciolo al sanguinello, all'evonimo, al biancospino, con alcuni esemplari di acer campestre. Per quanto riguarda invece alcuni tratti che sono in particolare interessati da parcheggi abusivi o comunque da utilizzi impropri di alcune aree proprio a margine del fontanile, è prevista la realizzazione di tratti di staccionata rustica proprio per evitare l'accesso e quindi di in qualche modo tutelarli da questo punto di vista. Qui abbiamo uno schema, una sezione schematica appunto di quello che si intende fare, e il canale verrà appunto parzialmente delimitato con questi pali, e in più la sponda verrà tramite una palificata di sostegno a doppia parete, verrà sostenuta e risagomata proprio per dare la possibilità di andare a realizzare e a mettere a dimora questa fascia, questa siepe arbustiva ed arborea, e quindi andare a creare questa fascia tampone. Spostandoci invece sul secondo fontanile, il fontanile Ulè, è un fontanile dove un ramo, un vecchio ramo, quindi un vecchio canale, è totalmente interrato e sostanzialmente privo di acqua. Quindi gli interventi che pensiamo di andare a realizzare sono il ripristinare appunto il fontanile tramite l'infissione di tubi tipo Norton all'interno del fosso stesso, e quindi aumentandone, ripristinando in qualche modo la portata, andare poi a margine a ricreare un'area umida dove andare poi a margine della quale andare poi a mettere a dimora alcune specie tipiche di questi ambienti umidi, in particolare dell'Alnus glutinosa e del sanguinello, quindi andando un po' a seguire quella che è già l'impostazione vegetazionale attuale, quella con alneti, anche se sono nel tempo stati parzialmente e progressivamente sostituiti dalle colture agricole. Altri interventi previsti su invece un canale che è ancora un canale di fontanile attivo, andare a realizzare dei deflettori, che qui vedete uno schema di deflettore, che permettano di poter creare delle zone di calma, quindi intervenire sulla modifica del deflusso, creando delle zone a corrente più veloce e altre a corrente più lenta, che sono idonei e ideali per la riproduzione della lampreda padana. Io ringrazio per l'attenzione. Questi sono sostanzialmente piccoli interventi che vengono realizzati. L'importo dei lavori è un importo molto contenuto, stiamo parlando di circa 40.000 euro, ma ritengo siano assolutamente significativi anche per riuscire a dare un input e poter iniziare a ragionare su quelle che sono le possibilità che piccoli habitat come questi, che sono immersi in una diciamo in un tessuto agricolo che di grande pressione, possono essere in qualche modo degli elementi di biodiversità da tutelare, e soprattutto possono essere delle occasioni anche di caratterizzazione del territorio, di valorizzazione del territorio, non solo da un punto di vista appunto naturalistico, ma anche da un punto di vista più fruitivo, più di interesse dal punto di vista della percezione del paesaggio. Grazie. Grazie mille Massimo. Sì, mi scuso per non aver specificato questa questione del gruppo Natura, che appunto è nato negli ultimi anni in seno all'ente della città metropolitana, su, devo dire, stimolo e proposta degli stessi funzionari che da qualche anno cercavano di lavorare insieme, nonostante
le distinzioni di direzioni per le quali lavorassero. E quindi, insomma, è stata creato questo gruppo interdipartimentale tra appunto diverse direzioni, in pratica quelle più direttamente legate alle progettazioni di azioni ambientali in campo, in cui alcuni dei funzionari di queste direzioni appunto si sono raggruppati per poter partecipare più agevolmente anche a bandi di finanziamento, ma soprattutto per poter supportare sia l'ente stesso, sia gli eventuali enti esterni, comuni, che avessero bisogno, necessità di un supporto ambientale, di poter appunto dare questo aiuto. Chiaramente, questo solo per specificarlo, siamo in pochi e il territorio è molto grande, però ritengo che sia già un inizio e un segno che l'ente vuole dare molto forte al supporto ambientale al territorio. Questa progettualità di cui vi ha parlato il dottor Ceppi del comune di Vigone non solo è importante per quanto diceva il collega stesso, sebbene appunto la modesta cifra, ma è importante anche perché si inserisce dentro una scelta, una volontà dell'amministrazione di Vigone che devo dire già esprime dall'inizio del percorso del contratto di fiume di volere, di intendere tutelare i fontanili e le risorgive così importanti dal punto di vista ambientale per questo territorio e che quindi sta muovendo degli importanti passi nella propria pianificazione comunale. Per questo lascerei la parola al consigliere Marchisone del comune di Vigone, al quale chiedo se vuole se ha necessità di proiettare delle slide. Buongiorno consigliere, mi sente? Non ha il microfono solo. Eccolo. Io sento bene, sì. Buongiorno. Non ho slide da proiettare, no. Perfetto, allora le lascio direttamente la parola, grazie. Ma io niente mi. Si sente? Sì, la sentiamo consigliere, vada pure. Niente, è una delle prime cose che mi sono, diciamo, buttato a capofitto al momento in cui sono stato eletto, è stato di cercare di salvaguardare quel po' che era rimasto dei fontanili di Vigone. Ad onor del vero, una decina d'anni fa già la precedente amministrazione aveva tentato aveva fatto anche un investimento abbastanza importante in collaborazione con l'allora provincia di Torino. Però purtroppo, fatto queste opere, eseguito, la cosa è passata, diciamo, nel dimenticatoio. E quindi nel 2009 mi sono trovato in una situazione piuttosto precaria. Di conseguenza le azioni che l'amministrazione ha deciso di fare, io come responsabile dell'ambiente ho portato avanti, è stata quella di controllare innanzitutto i confini di questi piccoli piazzamenti che il comune è proprietario, perché non corrispondevano alle planimetrie che avevamo. Quindi, facendo, diciamo, misurare dal tecnico comunale diversi di questi piccoli appezzamenti, abbiamo, diciamo, riperimetrato i confini e cercando di acquisire quel terreno che con gli anni era stato poco per volta inglobato nella coltivazione. Abbiamo anche ulteriormente, diciamo, modificato il contratto d'affitto col comune di Carignano, che è proprietario di diversi appezzamenti dovuti alla storia diciamo, di tanti anni fa, appezzamenti che sono vicini, no, ai nostri fontanili. Quindi aumentando un po' anche lì i piccoli spazi da poter tutelare maggiormente i fontanili. L'altro passaggio è stato di coinvolgendo la scuola primaria, tutti gli anni abbiamo finanziato, scuso questo periodo Covid che purtroppo si è dovuto interrompere, dei progetti didattico-ambientali per cercare di educare, diciamo, maggiormente le giovani generazioni nei confronti della tutela dell'ambiente. Quindi con
piantumare queste aree che avevamo in più, tipo quelle del comune di Carignano, queste aree che siamo riusciti a riprendersi perché già erano del comune, creando dei piccoli boschetti con diciamo, arbusti e piante autoctone. Poi negli anni siamo passati alla dissapiatura dei tubi, che era stata una prassi purtroppo abbandonata, perché nel momento in cui i consorzi irrigui, che sono diciamo, i fruitori, che erano, sono ancora attualmente i fruitori, anche se è poco usato l'acqua dei fontanili, con la possibilità, con le nuove tecnologie, quindi i grandi tubi di captazione, eccetera, sono stati negli anni abbandonati. Abbiamo ripristinato la dissabbiatura, sostituito parecchi pali di castagno per mantenere le sponde, e quindi, perché il pericolo grosso è sempre stato quello che non mantenendo diciamo, la parte arbustiva che fa da tenuta alle sponde, gradatamente i fontanili rischiavano, come diceva prima il dottor Ceppi, di essere coperte, interrate. Poi, in collaborazione con uno degli ultimi, dei più anziani pescatori, che conosceva molto bene i vari punti in cui l'acqua sorgeva, o per i vecchi tubi messi negli anni, penso, 50, o per risorgive, diciamo, spontanee, naturali, abbiamo dato l'incarico a un professionista e abbiamo geolocalizzato tutti i punti in cui sia il tubo sia diciamo, la risorgiva naturale del territorio di Ligone. Cioè, in quel modo nessuno potrà più dire che boh, non c'era il fontanile. In questo modo qua c'è la possibilità di controllarli comunque. L'azione che poi abbiamo fatto nell'ultima parte, ormai io è il terzo mandato che vado avanti, cioè che mi occupo di ambiente, è stata di inserire all'interno della variante del piano regolatore, nelle norme tecniche di attuazione, la... Scusate. C'è il cellulare. All'interno delle norme tecniche di attuazione la compensazione ambientale, che a mio avviso è un'azione molto importante perché permetterà al comune di poter rinaturalizzare alcune aree adiacenti alle risorgive, dando addirittura a queste aree, sempre all'interno delle norme tecniche, delle priorità di intervento. Questi qui mi ricollego al discorso del catalogo circa che la dottoressa Bernabetta diceva precedentemente. Noi in questo modo qua abbiamo già le aree, sappiamo già dove poter poi diciamo, intervenire con le priorità, quelle più importanti, quelle più urgenti e gradatamente scalare. Rimaneva ancora un problema importante. E qui abbiamo fatto una convenzione con le giacche verdi per il controllo, perché controllare 41 km quadrati del territorio con a disposizione i piccoli comuni, penso che più o meno tutti siano nelle stesse condizioni, due vigili, era praticamente impossibile. Cioè, tutelare tutte le risorgive che noi abbiamo, ce ne tantissime sono concentrate in Ligone. Di conseguenza abbiamo deciso, e devo ringraziare il sindaco che mi ha diciamo, supportato su questa mia, diciamo, mia iniziativa. Abbiamo fatto questa convenzione con le giacche verdi che sarà da supporto non soltanto per andare a segnalare diciamo, l'immondizia abbandonata, che purtroppo ce n'è sempre tanta, eccetera, ma anche per controllare l'applicazione del piano regolatore per quanto riguarda dei regolamenti di polizia rurale, eccetera. Perché altrimenti rimangono tante belle parole scritte, ma mai applicate. All'interno della variante abbiamo anche collegato, sempre collegati alla compensazione ambientale,
Cioè sono stati tracciati dei percorsi ciclopedonali che permetteranno, diciamo, in futuro, sui ciclopedonali che vanno diciamo, nel territorio di Vigone, in futuro di poter visitare la maggior parte dei fontanieri. In questo modo si renderanno fruibili, io lo definisco al turismo di prossimità, che partendo dalla pista ciclabile attuale, ex linea ferroviaria Airasca Moretta Saluzzo, che attualmente è una pista ciclabile realizzata dalla città metropolitana, tra l'altro, no? Cioè, partendo lì ci sono tutte le segnalate, ci saranno poi tutti, già ce ne sono, ce ne saranno poi ancora di più, segnaletiche che deviando da questa pista ciclabile, che è diciamo, praticamente una linea dritta, no? Perché è ex ferrovia, permetterà, segnerà a chi vorrà visitare i vari fontanili, almeno nella parte dell'attestato, ovviamente non su tutto il percorso, almeno nella parte dell'attestato. Testate che, come diceva il dottor Ceppi, due di queste saranno rivitalizzate grazie diciamo, al finanziamento del PSR misura 4, che tra l'altro saranno, penso, assegnati i lavori breve per poterle realizzare, diciamo, in questo periodo autunno-invernale. Una speranza che abbiamo ancora rispetto, cioè sempre nell'interno del contratto di Fiume, spero io di poter inserire un fontanile che è molto molto vicino al Torre Trepellice, è il fontanile delle Vasche. È stato costruito nel 1881 e serviva allora, che non c'erano i tubi di captazione e la tecnologia attuale in agricoltura, ad irrigare l'area sita del comune di Villafranca, l'area della regione Mottura, che dista dal fontanile, penso, un 4 km. Quindi un'opera idraulica per i tempi molto importante. Purtroppo, per i soliti motivi, tecnologie che avanzano, eccetera, il consorzio Enrico l'ha abbandonato questa risolutiva. E considerando la vicinanza che ha al torrente Pellice, in linea d'aria, ripeto, non sono più di 200 metri, sarebbe importantissimo poterlo, diciamo, rinaturalizzare, riqualificare e portarlo, diciamo, a essere quello che io da bambino mi ricordo era un piccolo paradiso terrestre. Così lo uso de definire, magari una parola grossa, ma era veramente un bellissimo posto. Purtroppo adesso non è più così. Cioè, io ho fatto un piccolo riepilogo delle tante cose che ho cercato di portare avanti, insieme all'amministrazione ovviamente. I fontanili di Vigone sono tantissimi. Nel catalogo circa le inseriremo tutti, tutte le aree adiacenti, che piccoli, magari piccoli reliquati, che non hanno una rilevanza, cioè un'importanza per gli stessi agricoltori nella coltivazione. E speriamo in questo modo di poter, diciamo, salvarne altri. Perché in questi anni, in questi ultimi 20 anni, purtroppo due o tre sono stati interrati ed erano molto, molto, sarebbero state delle belle aree, adesso sono interrati. Può anche darsi che con il coinvolgimento del nuovo consorzio Irriguo che si è formato poco tempo fa, Consorzio Irriguo della Giale, che la Giale poi che cos'è? È un canale di risorgiva, ma che in realtà le testate delle risorgive sono su tutte le altre risorgive che hanno altri nomi sparsi nel territorio. Può anche darsi che magari con l'interessamento e con il coinvolgimento dei consorzi irrigui si riesca a fare altri progetti di riqualificazione, magari potendo qui in questo modo avere i finanziamenti per poterli realizzare. Io, con la mia poca capacità di eloquio, avrei terminato. Grazie. No, grazie consigliere. Invece devo dire che è veramente stato completo nella sua esposizione e trapela la passione Sì. per il territorio e per questi Passione mai ambienti. mancata. No, Spero infatti. che alcuni giovani
riescano a portare avanti questi vari progetti che in questi anni ho curato. Sicuramente con questo spirito propulsivo altri coglieranno, raccoglieranno queste proposte. Sappiamo peraltro che altri comuni nella stessa zona, nella stessa fascia delle Risorgive, sempre sul Pellice, si sono comunque mossi magari in modo leggermente diverso, con altre azioni già per andare in questa direzione, quindi per tutelare questi ambienti. Abbiamo visto dal dottor Ceppi che comunque la fascia diciamo delle Risorgive è comunque una fascia limitata del nostro territorio, quindi proteggerla vuol dire molto. Perdere una Risorgiva Sì, invece, sì. insomma. Piccoli biotopi che noi abbiamo e che sono quasi tutti concentrati nel territorio di Bigorra. Ecco, sì, ci sono anche, ce ne sono anche nei territori limitrofi. Infatti, Sì, ce ne sono, ma non così tanti. Io una sfida so potrebbe che a però 800 se ne calcolavano 200 a Bigorra, Urca, tra tantissimo. stagni per la coltivazione della canapa Sì, e risorgive. decisamente tanti. Una sfida potrebbe essere quella di mettersi insieme come comuni, diciamo, di questa zona. Certo, spero. Per un'azione comune che sicuramente come contratto di fiume potremmo in qualche modo supportare e sicuramente avrebbe una, come dire, sarebbe un'azione probabilmente più forte, come spesso capita quando ci si mette insieme. Allora io ringrazio molto il consigliere per il suo intervento. Siamo perfettamente in orario, quindi grazie a tutti i relatori perché hanno tenuto il tempo benissimo. Vi lasceremo un quarto d'ora di pausa se siete d'accordo e tra un quarto d'ora ci ritroviamo con la dottoressa Giunta della Regione Piemonte. A tra poco. Vi chiederei di non disconnettervi, ma di rimanere semplicemente in attesa nella riunione. Grazie.
Dottoressa Giunta, le ho dato. Sì, ho visto, mi sente? Ah, perfetto, la sento benissimo, meno male. Almeno Bene. questo. Non so come mai, non riesco più a darle il ruolo. Non importa, ma si vede che non era cosa stamattina. Non Ho era cosa. provato veramente tantissime volte in tutti i modi a collegarmi con te. Ma infatti me l'ha detto la collega, ma non capisco proprio quale sia il motivo. Cioè, ho provato con tutti gli altri partecipanti e posso darglielo, quindi non capisco. Comunque possiamo, se per lei va bene, risolvere così. Le lascio l'audio Sì, va e la collega proietta le slide. sì, tanto ci sono delle slide, non importa, anche se non mi si vede, non ha importanza. Va bene, no, mi dispiace perché in realtà è sempre più interattivo quando si vedono le persone, però non riusciamo. Non so proprio come mai. Tra l'altro, tutte le volte che ho tentato di entrare come coordinatore, arriva fino alla riunione, poi però cerca di connettersi, ma non riesce. Sì, è proprio Non strana riesce. questa cosa. E Non neanche so. come partecipante normale non l'ha fatto. Come partecipante sì, perché se no non avrei potuto entrare, Sì. sono entrata come partecipante. No, però ho usato comunque il link da coordinatore che poi l'ha girata come partecipante. Diciamo che se entrando come coordinatore e poi Sì. accedo con il pulsante del partecipa, mi mette in quel limbo in cui cerca di Ah, connettersi e non ce la ecco. fa. Se invece entro dal browser, Sì. che è sempre più semplice, mi fa entrare però come Come partecipante. partecipante. Niente, scopriremo un giorno cosa è successo. Ogni tanto qualche pasticcio che si vanno bene 9 volte su 10, ma c'è quello Sì, che non ma funzionano. qualche inghippo c'è sempre, comunque, qualcosina succede in ogni caso. Va bene, grazie. Comunque dopo procediamo così, allora. Chiudo così. Va Dottoressa, bene. solo una cosa. Ah, Le aspetti che c'è la slide gliele collega. faccio girare io? Eh sì, Sì, perché una. io non posso. Perfetto, ok, sono già Quindi pronta. voglio dire, sono un po' No, non tante, c'è rispetto problema. alle mie abitudini, ne abbiamo fatte un po' tante, quindi le dirò continuamente di girare, perché sono Sì, proprio. perfetto, volevo proprio chiederle quello se poi lei mi dà il via quando devo girarle, va bene. Purtroppo sono un po' Ok. tante, ma insomma, speriamo che sia abbastanza fluida come presentazione, Ah nonostante. sì, nessun problema. Andrà benissimo. Va bene, grazie mille. Grazie, a dopo allora, grazie mille. Bene, io riprenderei la seduta se siete d'accordo.
Intanto vorrei ricordare a tutti che con la chat potete prenotarvi per eventuali interventi al termine della mattinata. So che qualcuno mi aveva già comunicato che aveva interesse a fare una comunicazione, magari chiedo conferma a Marco Baltieri che mi aveva qualche tempo fa ha detto che avrebbe voluto fare una comunicazione, se ha voglia di confermarmelo anche solo in chat, così mi preparo poi per dargli il microfono. Vi ricordo ancora che il link per poter accedere alla compilazione del catalogo Circa, di cui ha ancora parlato il consigliere Marchisone, lo trovate nella stessa chat. Vi rimanda alla pagina della città metropolitana dove c'è la spiegazione e la compilazione online dell'accesso al catalogo. Bene, io proseguirei con gli interventi. Allora, adesso darei la parola all'ingegnere Gabriella Giunta della Regione Piemonte, che introduce, diciamo, la parte di assemblea. Con la quale oggi vogliamo dare ben volentieri e anzi riteniamo molto in assonanza con il significato di un'assemblea di bacino, vogliamo dare spazio per presentare questo lavoro sul progetto integrato del Pellice e che appunto prevederà poi il proseguimento dei lavori nel pomeriggio con una riunione dedicata ai comuni territorialmente interessati a questo lavoro. Intanto approfitto per ringraziare moltissimo anche l'autorità di bacino e l'AIPO che sono presenti e che appunto hanno seguito tutta questa progettazione, ma in particolare vorrei dire per l'autorità di bacino siamo particolarmente felici di avervi in assemblea, visto che l'autorità è firmataria di quasi tutti i nostri contratti di fiume e di lago e quindi è a tutti gli effetti parte dei nostri processi. Allora io lascerei la parola all'ingegner Giunta, scusandomi con tutti per un problema tecnico che abbiamo al sistema, per cui riusciremo a darle soltanto l'audio e proietteremo noi le sue slide. Sentiamo l'ingegner Giunta se ci sente Buongiorno, mi sento. benissimo. Io la sento, spero la sentano tutti. Le lascio la parola, intanto chiedo a Nuna se può proiettare le slide. Allora, buongiorno a tutti, sono Gabriella Giunta, sono il responsabile del settore difesa del suolo della Regione Piemonte. E nell'intervento che vi vado a presentare vi introduco a quello che è lo strumento che abbiamo messo in atto per la progettazione, realizzazione e poi monitoraggio del progetto integrato sul torrente Pellice che stiamo effettuando. Faccio qualche passo indietro se intanto arrivano le diapositive. Ecco, passiamo pure alla seconda. Faccio qualche passo indietro per introdurvi tutto il percorso normativo che ha visto poi portare alla luce questa convenzione. Come saprete sicuramente, nei primi anni 2000 a livello europeo sono state emanate due importanti direttive quadro. La prima, di cui vediamo qualche elemento proiettato, è la direttiva quadro acque, la quale ha l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo e migliorare lo stato delle acque superficiali e sotterranee, assicurandone un uso il più possibile sostenibile. La direttiva prevede che siano i singoli stati membri ad affrontare le tematiche a livello di bacino idrografico e quindi territorialmente di distretto idrografico. Se andiamo avanti, a livello di distretto idrografico, quindi in Italia,
La direttiva è stata assorbita da parte del codice ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, e essendo da questo l'Italia ripartita in 8 distretti idrografici, per quanto ci riguarda il nostro ovviamente il Piemonte, il distretto idrografico del Po, la direttiva prevede come strumento per l'attuazione degli obiettivi la predisposizione di un piano, di uno strumento di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi necessari, che è il piano di gestione del Po, il PDGP. Andiamo pure avanti la prossima diapositiva. Ecco, parallelamente a questo, qualche anno dopo è stata emanata la direttiva alluvioni, che si occupa invece della gestione del rischio d'alluvione attraverso, sempre a livello comunitario, quindi attraverso il recepimento che in Italia del decreto legislativo 49 del 2010, sempre con autorità competente, l'autorità di distretto, e che prevede ovviamente che siano individuate delle misure attraverso l'analisi di quanto è esistente, di quanto è stato prodotto per la direttiva, quindi attraverso la realizzazione delle mappe di pericolosità e rischio, prevede l'individuazione di quelle misure necessarie per la mitigazione del rischio, sia misure di carattere strutturale che misure di carattere non strutturale. Se andiamo pure avanti. Ok. A livello idrografico, quindi sempre avendo come porzione di territorio la competenza del distretto idrografico del Po, in questi anni l'autorità di bacino, in collaborazione con le regioni, dicevo, ha individuato le mappe di pericolosità e rischio, l'individuazione quindi degli elementi esposti sul territorio, sia a livello di popolazione che di attività economiche, sociali, l'ambiente, i beni culturali, eccetera, individuando quelle misure strutturali, quindi interventi di contenimento delle piene accanto alle misure non strutturali, quale norme, piuttosto che previsione, sistemi di allertamento, quindi misure di protezione civile necessarie per la riduzione e la mitigazione del rischio. Andiamo pure avanti. Evidente quindi come diciamo, l'emanazione di queste due direttive parallele suggerisce da parte dell'Europa la necessità di rafforzare la gestione naturale dell'alluvione, quindi la gestione dei rischi alluvionali in termini funzionali a processi naturali e non in contrasto. Quindi possibilità di individuare soluzioni efficaci sia in termini di mitigazione del rischio di alluvione integrati con obiettivi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, intervenendo con spesso azioni ed opere che, non essendo così strettamente ingegneristiche, riescono anche a essere magari più economiche e a introdurre potenziali valori aggiunti come lo sfruttamento e l'opportunità di sviluppo locale e occupazionale in termini turistici, ricreativi, didattici, eccetera. Quindi la necessità di creare una sinergia tra gli obiettivi delle due direttive, della direttiva acque e della direttiva alluvioni. In realtà, come vedremo probabilmente nella presentazione del collega Simonelli dell'autorità di bacino che seguirà la mia, non è così semplice individuare degli interventi che rispettino entrambe le direttive. A livello nazionale e di distretto idrografico del Po, ci viene un po' incontro quello che è già, sono già gli strumenti di pianificazione vigenti. Infatti, all'interno del PAI, Piano per l'assetto idrogeologico, e delle sue articolazioni, c'è una direttiva, che è la direttiva gestione sedimenti, approvata già nel 2006 dall'autorità di bacino, che ha proprio lo scopo di individuare delle azioni finalizzate al raggiungimento di un equilibrio morfologico del corso d'acqua, al quale corrisponde ovviamente anche uno stato di maggiore sicurezza idraulica. Questo
Questo si concretizza attraverso la definizione di una fascia di divagazione massima compatibile, all'interno del quale è possibile che il corso d'acqua possa esprimere le proprie dinamiche naturali e manifestare il proprio comportamento morfologico. Fascia ovviamente che deve essere individuata però sulla base delle caratteristiche del territorio, delle infrastrutture presenti, delle abitazioni, di tutte le attività agricole e produttive, e che può essere effettuata anche attraverso interventi di movimentazione e allontanamento dei sedimenti. Lo strumento principe, quindi, che attua gli obiettivi della direttiva di gestione sedimenti è il Programma Generale di Gestione Sedimenti, PGS. Se andiamo avanti. I programmi di gestione dei sedimenti sono quindi interventi individuati sulla base di un approccio multidisciplinare che vede insieme studi idraulici, studi morfologici, ecologici, volti a individuare l'equilibrio del corso d'acqua in termini di trasporto solido, in termini di dinamiche e dinamiche fluviali, individuare la fascia di divagazione, individuare le opere di difesa presenti eventualmente da consolidare o da integrare e promuovere quindi una qualità dell'ambiente fluviale che è anche a favore della sicurezza del territorio. È evidente quindi che questo strumento, integrando sia le azioni di protezione delle inondazioni che le azioni di salvaguardia dell'ambiente e delle acque superficiali, risulta essere un po' lo strumento principe per l'integrazione degli obiettivi delle due direttive. E di conseguenza gli interventi derivanti dai PGS possono essere effettivamente considerati progetti integrati a tutti gli effetti dal punto di vista delle due direttive. Procediamo. Anche a livello di finanziamenti è importante rilevare come da qualche anno a questa parte, dal 2015 in avanti, si è rivolta una certa attenzione a questi interventi. Anche nel DPCM del maggio 2015, che è quello che ha individuato i criteri e le modalità per le priorità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, c'è una specifica categoria di interventi che sono appunto i cosiddetti interventi win-win, che integrano la mitigazione del rischio idrogeologico con la tutela e il recupero degli ecosistemi e delle biodiversità. Concretamente, quindi, dal 2015 in avanti, anche i programmi di finanziamento prevedono una certa attenzione a questo tipo di interventi, infatti viene riservata generalmente una percentuale che va da un minimo del 20% delle risorse, ma potrebbe naturalmente essere anche di più. E anche nella piattaforma RendisWeb, di cui sicuramente avete sentito parlare, che è lo strumento principe con cui il Ministero dell'Ambiente ormai dal 2015 programma gli interventi di difesa del suolo, viene dato rilievo a questi interventi e si cerca di introdurre interventi di questo genere tra le richieste di finanziamento. Andiamo pure avanti. A livello regionale, il Piemonte, non è affatto messo male in termini di redazione di programmi di gestione dei sedimenti. Infatti è stata la prima regione del bacino padano a seguire queste indicazioni e a formulare e approvare una serie di PGS. Questi vedete quelli approvati negli anni 2012 e 2013, quindi lo stralcio del Pellice Chisone, dell'Orco e del Maira, ma ce ne sono anche altri in redazione o in approvazione. Andiamo pure avanti. In particolare quella che riguarda l'asta del Pellice è stato approvato nel 2012. Procediamo pure. Adesso seguirà, se andiamo avanti, tre slide dove sono riportati uno stralcio degli interventi facenti parte del programma di gestione sedimenti del Pellice, dove potete vedere che sono già molti, sono finanziati, alcuni realizzati, altri in corso, e alcuni sono proprio andati a costituire quell'intervento integrato di cui stiamo parlando. Se andiamo pure avanti, ecco qui ce ne sono altri. Procediamo pure.
A partire quindi dallo strumento programma di gestione sedimenti e da quanto non era ancora stato realizzato, nel 2016 la Regione, in accordo con autorità di bacino e AIFO, ha cercato di fare una selezione, una valutazione sulla priorità e l'efficacia degli interventi ancora da realizzare, scegliendo in particolare questi tre filoni. Quindi la riattivazione di un canale già presente in sponda destra tra Bricherasi, Garzigliano e Cavour, il miglioramento della confluenza Pellice-Chisone in comune di Cavour, il miglioramento morfologico e la salvaguardia in sponda destra in corrispondenza della frazione Mottura e Ruata, Pellice a Villafranca Piemonte. L'autorità di bacino quindi ha chiesto e ottenuto dal Ministero dell'Ambiente un finanziamento sostanzioso, si tratta di 4 milioni e 120 mila euro per realizzare questi interventi sul pellice. Interventi che, come potete vedere dalla concomitanza dei tre codici, RENDIS, TGRA e TDGFO, risponde, è intervento che risponde alle misure del piano di gestione di rischio alluvione contemporaneamente alla misura del TDGFO ed è ovviamente un intervento che era caricato tra i prioritari sulla piattaforma RENDIS. Andiamo pure avanti. Stante quindi, diciamo, un po' la novità del tipo di intervento e la difficoltà anche di avere degli elementi così standardizzati per la progettazione, realizzazione e monitoraggio di questi interventi, è stato deciso successivamente all'ottenimento del finanziamento di predisporre una convenzione attuativa, che è una collaborazione istituzionale tra Regione, AIFO e autorità di distretto, finalizzata a seguire tutte le fasi di realizzazione, quindi di finanziamento, progettazione, realizzazione e monitoraggio di questo intervento sul torrente Pellice, individuando anche delle indicazioni tecniche condivise e possibilmente standardizzate in maniera che potesse fornire un esempio, un caso pilota per i futuri interventi. La Convenzione si propone quindi, attraverso il coinvolgimento anche di tutti i soggetti interessati, quindi le amministrazioni locali, i cittadini, le associazioni di categoria, di valutare quelli che possono essere, diciamo, l'ottimizzazione in termini di progettazione e realizzazione e soprattutto i benefici apportati dall'intervento in termini di sicurezza, fruibilità e qualità del territorio, quindi quanto l'intervento poi risulta effettivamente efficace in termini di misure degli obiettivi delle due direttive. Questo attraverso l'individuazione di criteri di programmazione, progettazione e realizzazioni delineati dalle regioni del distretto del Po, attivando sinergie tra Ministero dell'Ambiente e tra i firmatari, quindi autorità di distretto, AIFO, Regione Piemonte e territorio, attraverso la creazione di uno specifico gruppo di lavoro per la condivisione delle competenze e attraverso, diciamo così, l'utilizzo, se mi consentite, la parola del contratto di fiume e quindi collaborazione con la città metropolitana come riferimento per il processo partecipativo. Andiamo pure avanti. I soggetti firmatari sono, ripeto, AIFO, Regione Piemonte, Autorità di Distretto e le attività che competono ai tre soggetti sono, andando in realtà dal basso verso l'alto, l'Autorità di Distretto, oltre a curare il finanziamento, detta le linee generali di approccio per gli interventi. Così come la Regione Piemonte, in particolare i settori difesa del suolo e tutela delle acque, quindi il collega Mancin che ha parlato stamattina, hanno il compito di coordinare le diverse attività da svolgersi, con particolare cura allo scambio di informazioni sia all'interno degli enti firmatari sia all'esterno con il territorio, avvalendosi della collaborazione con Città Metropolitana e del contratto di fiume. Così come invece AIFO è il braccio operativo della Convenzione, infatti cura la progettazione fino al livello esecutivo dell'intervento e la sua realizzazione, attenendosi a quelle che sono le linee guida elaborate dal gruppo di lavoro. Così come, essendo responsabile della realizzazione dell'intervento, sarà responsabile di tutte le
le procedure connesse alla normativa sui lavori pubblici, all'espropriazione e così via. Particolarità della Convenzione è stata l'introduzione di questo gruppo di lavoro con lo scopo di affrontare l'intervento da un punto di vista multidisciplinare, avvalendosi anche di professionalità esterne come ARPA e DIPLA, per seguire la realizzazione dell'intervento in tutte le sue fasi. Al momento si è occupato delle specifiche tecniche per la progettazione, di seguire la progettazione preliminare e partecipo ovviamente agli eventi di divulgazione. Infine, l'ultima slide, quel che è stato fatto finora dalla convenzione a livello di attuazione della convenzione. Ripeto, è stata già effettuata la parte relativa alle specifiche tecniche per la progettazione e quindi è stata affidata da parte di AIPO la progettazione, l'incarico per la progettazione degli interventi. È già stata realizzata la progettazione di fattibilità, istruita a livello di gruppo di lavoro le varie proposte progettuali ricevute e di queste ci sarà l'intervento dell'ingegner Zanichelli del pomeriggio che particolareggerà l'intervento e così come c'è stata oggi la presentazione degli interventi nell'assemblea di bacino. Ovviamente i compiti della convenzione sono ancora diversi, quindi lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva con l'approvazione in conferenza dei servizi, l'affidamento dei lavori, la definizione importante del piano di monitoraggio per la valutazione di quelli che saranno gli effetti sul territorio degli interventi e ancora il coinvolgimento degli enti locali per le diverse fasi di sviluppo del progetto. Io con questo vi ringrazio, ringrazio la collega Ingegner Silvestro per la predisposizione per l'attività che svolge, per la predisposizione di questo intervento e lascio la parola all'organizzatore. Grazie. Molto bene, grazie Ingegner Giunta per aver anche proprio introdotto il contesto. Chiedo solo se riusciamo a spegnere il microfono. Aspetti che vediamo se riesco a intervenire. No, a posto. Benissimo. Quindi io lascerei subito la parola all'autorità di distretto, in particolare al dottor Tommaso Simonelli, che inquadrerà gli interventi integrati nella programmazione di bacino. Dottor Simonelli, tento solo di darle subito il ruolo di relatore. Eccolo qua. Allora, Bene, grazie buongiorno a mille. tutti. Posso iniziare a condividere la presentazione? Ecco, ci siamo, ci dovremmo essere. Non so, vedete? Si vede, se vuole metterlo solo a pieno Sì, schermo, sono in perfetto. modalità presentazione in questo momento. Benissimo, si Va vede bene. tutto. E allora, grazie a tutti, buongiorno. Sono appunto Tommaso Simonelli dell'autorità di bacino distrettuale del Fiume Po e il mio intervento vi farà fare un salto di scala, un upscale. Sento un rumore di fondo, c'è qualcuno che ha il microfono aperto. Sì, proviamo a intervenire adesso, vediamo se riusciamo a toglierlo o no. Ok, come vi dicevo, il mio intervento vi farà fare un po' un salto di scala, un upscale rispetto agli interventi che finora mi hanno preceduto, anche se la Gabriella Giunta ha in parte introdotto tutta una serie di temi che riguardano appunto l'autorità di bacino. Quindi il mio intervento sarà sicuramente durerà meno del tempo a disposizione, perché alcune cose sono state già dette e non vorrei ripetermi. L'obiettivo dell'intervento è appunto, come si diceva, è quello di inquadrare il contesto nazionale ed europeo nel quale si collocano gli interventi integrati. Vi ruberò solo qualche minuto, vista l'eterogeneità della platea, per presentarvi brevemente quelli che sono un po' gli strumenti della pianificazione distrettuale e quello che è il territorio di competenza, visto le recenti modifiche che l'autorità di bacino nel trasformarsi in autorità di bacino distrettuale ha avuto.
Allora, brevissimamente, la 183 aveva definito 35 autorità di bacino più due peninsulari e due autorità di bacino insulari. Ora, invece, con la modifica introdotta dalla legge, siamo appunto 55 autorità di bacino distrettuali più due autorità di bacino insulari. Questo chiaramente ha semplificato e razionalizzato un po' tutta quella che erano la filiera istituzionale delle competenze dei piani in capo alle autorità di bacino. Quindi il nostro territorio si è ampliato in maniera significativa, inglobando tutta la parte la restante parte dell'Emilia-Romagna, quindi tutta la parte romagnola. E abbiamo acquisito un tratto molto importante di costa che sono circa 220 km e parte della regione Veneto e in particolare il bacino del Fissero Canal Bianco. Questo è attualmente il territorio di competenza dell'autorità di bacino che in questa slide ho cercato di riassumere. Quindi è un territorio in cui sono presenti 8 regioni più una provincia autonoma di Trento, in cui risiedono quasi 20 milioni di abitanti e 3.348 comuni con una superficie complessiva di 86.000 chilometri quadrati. Gli strumenti di pianificazione in capo all'autorità di bacino, come è già stato detto, sono in pratica il piano di gestione, quelli di estrazione, diciamo, europea. Sono il piano di gestione che è da ricondurre appunto alla direttiva 2760, poi il piano di gestione delle acque, diciamo quella che è definita la direttiva madre, insomma, e quindi la direttiva 2060, e il piano di bilancio idrico. Questi strumenti sono strumenti attualmente in aggiornamento. È prevista la loro approvazione, il loro aggiornamento e approvazione entro il 22 dicembre del 2021. Quindi questo per quanto riguarda i piani di estrazione europea e poi c'è quello un po' più famoso che è appunto il piano stralcio per l'assetto idrogeologico, meglio noto con la sigla di PAI che è stata approvata nel 2001. Quindi questo è il panorama degli strumenti di pianificazione di competenza dell'autorità di bacino. Queste sono alcune mappe di sintesi del piano di gestione del rischio d'alluvione. Questa è la mappa delle aree allagabili, la mappa del rischio, aggiornate appunto al 2020. Tanto per dare qualche numero, diciamo che il 20% di quegli 86.000 km quadrati risultano potenzialmente allagabili. In basso a destra sono le mappe del rischio, che sono quelle mappe in cui vengono incrociati la pericolosità, quindi le aree potenzialmente allagabili con gli elementi esposti presenti in quelle aree. Quindi mi riferisco ad aree produttive, ad aree residenziali, ad infrastrutture a rete, insomma, tutto il sistema antropico che è presente all'interno delle aree potenzialmente allagabili. Poi attraverso le matrici che vedete rappresentate si classificano in relazione al livello di rischio R molto elevato, elevato, moderato e medio. E quindi questo per quanto riguarda contestualmente, come vi dicevo, è in revisione anche il piano di gestione delle acque, quindi la direttiva 2060, mentre il piano di gestione del rischio è al secondo aggiornamento, il piano di gestione delle acque è al terzo aggiornamento, le cui finalità, come sono state dette dalla dottoressa Giunta, sono quelle di garantire la qualità, un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Le scadenze sono quelle che vedete rappresentate in questa tabella. Quindi nel 2019 abbiamo fatto una valutazione preliminare. Abbiamo sottoposto questa valutazione preliminare alla partecipazione. Nel 2020, sempre nel 2020, abbiamo fatto in termini di piano di gestione del rischio alluvioni, abbiamo appunto aggiornato le mappe di pericolosità e rischio ed ora
abbiamo in corso appunto la redazione del vero e proprio piano e in modo particolare l'aggiornamento delle misure e delle azioni conseguenti finalizzate agli obiettivi di riduzione del rischio e del garantire la qualità ecologica dei corpi idrici. I pilastri all'interno dei quali si collocano queste direttive sono i pilastri dello sviluppo sostenibile, come vedete nella slide, rispetto a queste due direttive sono scaturiti tutta una serie di piani attuativi di queste direttive e quindi la complessità nel individuare e definire le misure cosiddette integrate sta nella capacità sfidante, direi, di integrare questi piani e sfruttare tutte le possibili sinergie. E già questo aspetto, solo tecnicamente, è un aspetto molto, molto complesso, come vi rappresenterò. Di contro abbiamo alcuni aspetti sicuramente positivi, che sono che questi piani comunque vengono implementati nello stesso territorio che è rappresentato dal distretto. Abbiamo una sincronia nell'aggiornamento e questo è un elemento non da poco, come potete immaginare, no? Dei piani sincroni. Nelle prime presentazioni si parlava della difficoltà del piano di adeguarsi alle modificazioni della pianificazione territoriale, no? In questo caso noi ci troviamo nella condizione favorevole che comunque i piani si attuano all'interno dello stesso territorio, hanno una coeva frequenza di aggiornamento, hanno lo stesso soggetto attuatore che è l'autorità di bacino. E anche questi sono soggetti a processi di partecipazione che durano 3 anni, che in questo recente ciclo di aggiornamento noi stiamo cercando di condurli, avevamo progettato di condurli, è meglio dire, visto le difficoltà che incontriamo adesso a fare processi di partecipazione pubblica, avevamo progettato di condurli in maniera integrata, cioè che i processi di partecipazione fossero svolti insieme tra i diversi piani, quindi del piano di gestione delle acque e del PGRA. Questo era, a nostro avviso, già un primo segnale importante che volevamo dare, cioè il processo di partecipazione viene fatto insieme e quindi da qui con la speranza di poter promuovere già da questi processi di partecipazione una visione integrata dei piani. Gli obiettivi, come è evidente, sono degli obiettivi di ridurre gli effetti negativi delle alluvioni, prevenire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo scopo dei corpi idrici. Cioè, in sintesi, i piani intendono proteggere la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e, come vi dicevo, coerentemente con l'idea di sviluppo sostenibile ora e per il futuro. E alcuni riferimenti normativi, in parte già accennati, che sanciscono all'interno del nostro ordinamento le misure integrate. Misure integrate che devo dire nella pianificazione già del PAI erano state in parte anticipate. La Gabriella Giunta appunto ha introdotto il PGS, per farvi un esempio concreto. Il PGS è stato oggetto di una direttiva del 2006 e oggi, e secondo noi, sulla base della nostra esperienza, è stato introdotto nel 152 come uno degli strumenti attuativi delle misure integrate. E comunque il 164 del 2014 ha riconosciuto gli interventi integrati, quelli che cosiddetti vengono chiamati win-win, e ha riconosciuto al tempo stesso una premialità e quindi i fondi destinati alla difesa del suolo, il 20% vengono specificamente destinati agli interventi integrati.
Quindi esiste già una premialità e quindi questo per riallacciarmi anche a quanto diceva sulla programmazione regionale il dottor Mancin. Altro aspetto che riteniamo interessante è che nel DPCM del 28 maggio del 2015 è interessante perché finalmente si inizia a affrontare anche dal punto di vista delle disposizioni normative, il tema degli interventi integrati in maniera un po' più analitica rispetto a quelli che erano solo una declinazione di principi. Quindi nei criteri e modalità per l'individuazione delle priorità di finanziamento degli interventi di mitigazione, prevede, oltre alle tradizionali tipologie di interventi, quelle che solitamente vengono definite le infrastrutture grigie e quindi gli interventi ad efficacia autonoma, gli interventi complessi di area vasta, quindi quelli che sono indicati con la lettera A e lettera B, in questo DPCM si prevede specificatamente gli interventi integrati di tipologia C, che si declinano quelle che possono essere operativamente le categorie di questi interventi. Riallacciandomi sempre ai possibili fonti di finanziamento, anche noi come autorità di bacino, sulla base delle indicazioni del Ministero, abbiamo promosso nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, abbiamo promosso una serie di misure finalizzate a promuovere la crescita sostenibile, l'aumento della resilienza del territorio al fenomeno del dissesto idrogeologico e di contrasto ai cambiamenti climatici. Quindi questo programma, almeno da parte nostra, ma vedo che anche le regioni, ma d'altra parte le linee guida fornite dal MAT erano tutte orientate in questa direzione, anche noi vi confermo che abbiamo fatto una serie di proposte che vanno sicuramente nella direzione di promuovere il più possibile misure integrate, infrastrutture verdi. E altro aspetto che volevo segnalarvi, e questa è una cosa abbastanza recente, che nell'approvazione della strategia sulla biodiversità del 2030 c'è un'indicazione ben precisa rispetto ai corsi d'acqua, al free flowing river, garantire entro il 2030 almeno 25.000 chilometri di corsi d'acqua. Quindi questo è anche un indirizzo, un obiettivo della strategia europea che ben si allinea con l'idea che abbiamo di misure integrate. Gli obiettivi del PGRA, del PDG PO, migliorare la conoscenza, questi sono gli obiettivi che maggiormente trovano integrazione tra questi due piani. Entrambi i piani riconoscono la necessità di colmare la conoscenza e quindi anche conoscenza specifica rispetto ai temi propri degli interventi win-win. Quindi buoni dati, buone decisioni, conoscere per decidere, insomma, lo slogan è questo qua. E soprattutto su questo tema che è particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, stiamo cercando di investire molte risorse per cercare di acquisire tutte le conoscenze utili per far sì che questi interventi, vista la natura così sperimentale che li caratterizzano, possano avere maggiore efficacia e successo possibile. Individuare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, questi sono due obiettivi comuni, due piani. E l'altro aspetto è quello di assicurare spazi ai fiumi, migliorare l'uso del suolo in funzione del rischio idraulico e qualità ambientale dei corpi idrici e ripristino dei processi idraulici e morfologici, di cui un esempio operativo vuole essere anche l'intervento sul fiume Pellice. Vabbè, sulle misure win-win abbiamo già detto, riporto in basso, ci sono alcuni report specifici dell'Unione Europea rispetto a questo tema. Queste sono in sintesi il numero di misure che nel precedente ciclo, quindi è quello in aggiornamento, erano state individuate come misure win-win all'interno dei piani. Quindi è una percentuale che riteniamo abbastanza importante e riteniamo anche di doverla confermare
e noi ci impegneremo insieme alle regioni sicuramente anche ad aumentarla. Ma l'altro aspetto sul quale dobbiamo impegnarci, e impegnarci molto, cioè a programmare queste misure, ma a cercare in tutti i modi di attuarle, di renderle operative, perché fin tanto non facciamo atterrare, come si dice adesso, sul territorio questi interventi, facciamo fatica poi a promuoverne degli altri e facciamo fatica anche a farci capire, a capire la loro utilità e la loro alta finalità. E le azioni principali da ricondurre a queste misure win-win per categorie, diciamo che sono la riqualificazione fluviale finalizzata a preservare i processi, preservare e ripristinare dove li abbiamo persi. O sono deboli, i processi morfologici, potenziare la capacità di laminazione. Molti corsi d'acqua del distretto del Po, purtroppo, questa capacità di laminazione l'hanno persa in parte o quasi totalmente qui in Emilia-Romagna, per dirvi. Cioè, molti corsi d'acqua sono fortemente incisi e pertanto quelle che erano delle aree golenali, quindi le aree dove si facevano laminare le piene, sono praticamente disconnesse dal corso d'acqua anche per eventi di piena significativi. E questo, a nostro avviso, è un elemento di forte criticità dal punto di vista dell'aumento del rischio idraulico e al tempo stesso di forte criticità di natura ambientale, perché, come potete immaginare, perdiamo tutta quella fascia perifluviale in cui risiedono habitat molto importanti e unici nel loro genere. Quindi l'azione di riqualificazione fluviale è una delle azioni principali. L'attuazione di programmi di gestione dei sedimenti, questo è un altro elemento, sì, sicuramente di vanto, come dicevamo, perché siamo stati i primi a promuoverli e la Regione Piemonte è la regione che ne ha più sviluppati, più redatti come programmi di gestione dei sedimenti. Ecco, uno dei nodi è appunto questo: dalla redazione dei piani di gestione dei sedimenti all'attuazione sul territorio dei piani di gestione dei sedimenti. Questo è un elemento non di facile risoluzione, come abbiamo potuto vedere in Piemonte, ma come vediamo costantemente anche in altre regioni. Quindi lo sforzo che dovremmo dedicare in pratica è quello, oltre che di affinare per quanto possibile con gli elementi conoscitivi sempre più dettagliati che la tecnologia ci offre, quindi nel quantificare il bilancio del trasporto solido, nel valutare quelli che sono i budget di trasporto solido dei corsi d'acqua. Quindi questa è una cosa che sul quale ci stiamo impegnando molto, ma anche a questo punto cercare però di sciogliere quei nodi che ci impediscono di attuare operativamente questi programmi di gestione di sedimenti sul territorio. Poi la manutenzione del territorio e infine la delocalizzazione. Come segreteria tecnica abbiamo cercato di costruire, ancora in forma di bozza, una sorta di linea guida, diciamo, che dovrebbe servire, che ha la final, duplice finalità di servire ad orientare la progettazione degli interventi, e quindi perché le difficoltà, detto molto francamente nell'ambito di questa assemblea, le difficoltà che abbiamo incontrato nella progettazione dell'intervento su Pellice, c'è anche una difficoltà del mondo dei professionisti, perché gli abbiamo dato in carico un progetto di qualcosa che non si è fatto finora, o si è fatto solo a spot in limitati posti, e quindi c'è stato tutto un rapporto tenuto appunto tra i progettisti e il gruppo di lavoro per cercare di orientare al meglio. Quindi da questa esperienza è nata un po' in noi la consapevolezza
di costruire uno strumento che possa guidare i progettisti nell'efficace orientamento appunto, della progettazione di questi interventi, perché comunque li introduciamo rispetto a un panorama progettuale in cui non esistono esperienze consolidate e pertanto ci è sembrato utile cercare di costruire uno strumento operativo che possa aiutarli a guidare. E quindi questa è una finalità. L'altra finalità è quella che tocca poi a noi come funzionari della pubblica amministrazione, cioè voleva avere anche la finalità di aiutare e supportare i soggetti, gli utenti che poi questi interventi li devono valutare e anche monitorare. Quindi con questo spirito abbiamo cercato di costruire questa proposta di linea guida che è stata posta all'attenzione di tutte le regioni del distretto. E appunto poi va bene, se ne parlerà nel dettaglio nel pomeriggio, qualcosa ha detto già Gabriella Giunta, però adesso il collega Gianluca Zanichelli che ha seguito in qualità di RUP la progettazione ci rappresenterà nel pomeriggio in sintesi quello che è appunto stato il progetto di fattibilità. E quelli che sono i singoli interventi. Io ho solo riportato in estrema sintesi quelli che erano gli obiettivi di questo progetto e quelle che sono le azioni che abbiamo prefigurato come tavolo di lavoro che si sono tradotte in questo progetto di fattibilità. L'importo è un importo cospicuo, è una sfida che riteniamo molto importante e che se condotta bene potrà rappresentare un prototipo per tutti gli altri interventi e comunque visto che ci è stato dato un finanziamento, se riusciamo a portarlo a termine nel migliore dei modi, potrebbe essere l'inizio di una continua programmazione e finanziamento di questi interventi. Quindi noi ci stiamo impegnando sia come autorità di bacino che come regione, come AIPO per cercare di portare a termine il progetto nel migliore dei modi, nel rispetto degli obiettivi appunto win-win di misura integrata. Non vi nascondo, come vi ho già detto, le difficoltà che abbiamo incontrato. Abbiamo cercato di superarle nel migliore del modo, nel rispetto del principio come detto, delle misure win-win. E arrivo alle conclusioni, per dirvi in estrema sintesi che cioè, l'integrazione di questi piani è un tema molto complesso, come ho cercato di rappresentarvi, la cui complessità però non si può limitare a sviluppare dei piani tecnicamente perfetti, cosa rispetto alla quale ci stiamo impegnando tutti come strutture, insomma, come autorità di bacino e regioni, come sistema. È chiaro, questo è un prerequisito, cioè noi dobbiamo tendere a cercare di fare dei piani tecnicamente più affinati possibili e completi di tutti gli aspetti relativi sia alla tematica delle acque e della difesa del suolo. Però l'esperienza poi ci insegna che l'obiettivo intanto non sono i piani. L'obiettivo, il piano è un mezzo, è uno strumento. Quindi l'obiettivo vero è attuarlo il piano, cioè farlo atterrare sul territorio. E questo implica aspetti che vanno un po' al di là del piano, e cioè quindi significa migliorare la governance interistituzionale. Per quanto abbiamo fatto nell'esperienza del Pelice, abbiamo cercato appunto di far questo. Abbiamo lavorato con la Regione, ma non solo col Servizio Difesa del Suolo, come avete visto, c'è Gabriella Giunta, ma c'è anche Paolo Mancin. Quindi già questo abbiamo cercato di superare queste divisioni che appartengono al mondo organizzativo, che però spesso incidono pesantemente nell'attuazione dei piani, soprattutto se uno è rivolto verso l'integrazione dei piani e misure integrate, appunto. Quindi
migliorare la governance istituzionale, accrescere l'accettazione sociale del piano. E quindi la giornata di oggi mi sembra che sia l'inizio, sia un esempio, un buon esempio di come comunicare verso l'esterno, come disseminare queste cose che sono particolarmente complesse e quindi per giungere all'accettazione sociale del piano e delle sue azioni e anche lo strumento appunto attraverso il dibattito, il confronto per la mitigazione dei conflitti, degli eventuali conflitti. E concludo facendovi presente, appunto, come è stato detto da una collega della città metropolitana, che l'autorità di bacino compare in 50 contratti di fiume, in più di 50 contratti di fiume. E riteniamo che questo possa essere un ottimo strumento, attraverso il quale veicolare i piani e cercare l'attiva attuazione del piano. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Simonelli. Sento un ritorno. Sì, chiudo il microfono. Perfetto, grazie. Benissimo, grazie mille. Sì, no, lo sento anch'io, sto cercando di Ah, ma forse chiudere. sì. Ok, sono riuscita, probabilmente non riuscivo a disattivarlo direttamente. Allora, grazie mille dell'intervento, molto, molto chiaro e esplicativo. Condividiamo ovviamente la finalità, diciamo che c'è alla base, dell'idea progettuale e delle norme a monte. Ci auspichiamo sicuramente che, nei prossimi passi, vengano presi in considerazione, questa è una mia sollecitazione quasi personale, vengano presi in considerazione corsi d'acqua anche più artificializzati che abbiamo sul nostro territorio, perché chiaramente diciamo, corsi d'acqua come il Pellice hanno un'estrema naturalità rispetto agli altri corsi d'acqua che abbiamo sul territorio. Abbiamo invece corsi d'acqua che avrebbero davvero ancora più bisogno di poter essere, passatemi il termine, liberati da questo punto di vista e portati verso una vera riqualificazione fluviale. Quindi tutti questi interventi hanno aperto, diciamo, la strada per la sessione poi del pomeriggio, che vedrà un confronto diretto esclusivamente per i comuni che appunto andranno a vedere da vicino quali poi azioni dirette sono previste per i loro territori. Quindi ringrazio tutti poi per la collaborazione anche per il pomeriggio. In chiusura delle relazioni lascerei la parola al dottor De Carli dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume che ci porta un po' diciamo nel panorama nazionale dei contratti, quindi dire, siamo inseriti all'interno di un panorama ben più ampio di quello, diciamo, locale che rappresentiamo e quindi vediamo quali sono gli indirizzi futuri per i contratti di fiume. Adesso tento di darle la parola come relatore. Vediamo, perfetto. Grazie. Procedo con la condivisione della mia presentazione e mettendola in modalità. Benissimo, si vede, Spero si sia. sente, perfetto. Ok. Vedi che abbasso. Ok. Allora, grazie mille per l'invito e per darmi l'opportunità anche di presentare l'Osservatorio Nazionale sui Contratti di Fiume. E dare qualche indicazione sugli indirizzi futuri dei contratti di fiume sulla base delle analisi e delle attività che stiamo svolgendo. Non prevedo analisi di tipo come sono presenti i contratti di fiume nella normativa italiana. Spero, credo che tutti che si approcciano ai contratti di fiume abbiano avuto più volte modo di interagire, solo mi preme richiamare la risoluzione che il Parlamento ha approvato nei scorsi mesi proprio sulla necessità di promuovere maggiormente i contratti di fiume. Quindi è nell'agenda politica l'interesse sui contratti di fiume. La prima parte della mia presentazione vi illustro un po' di attività
che cosa fa l'osservatorio e all'interno di cosa è stato inserito, è stato costituito, e poi alcune considerazioni sul futuro. L'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume è stato istituito nel marzo 2018 nell'ambito di un progetto chiamato Progetto Creiamo PA, che è fondamentalmente un progetto finanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo e elaborato dentro al PON Governance e Capacità Istituzionale. In particolare, io lavoro nell'ambito della linea L6, quindi rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche, VP2, gestione integrata e partecipata dei bacini e sottobacini, sottotitolo Contratti di Fiume. L'Osservatorio Nazionale è costituito da un comitato di indirizzo che vede anche la partecipazione della Regione Piemonte, oltre che dal MATM, da ISPRA, dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e da altri enti, da una consulta delle istituzioni che solitamente si riunisce una volta all'anno, tra l'altro si è riunita settimana scorsa, in cui ci sono rappresentanti delle autorità delle regioni, di ISPRA e di altri enti. In più c'è un gruppo di lavoro tecnico-scientifico di cui anche io faccio parte, che è costituita da 10 esperti con professionalità differenti. Ad esempio, il sottoscritto, pur avendo una base da una formazione di ingegnere, ha preso una deriva da economista. Ci sono anche esperti legali, biologi, sociologi all'interno del gruppo. Qual è l'obiettivo dell'osservatorio? Fondamentalmente è quello di studiare, analizzare per armonizzare gli approcci su scala locale, regionale e nazionale. Colmare gap conoscitivo sui contratti di fiume. Prima il precedente relatore parlava di 50 contratti di fiume. È una continua evoluzione tra contratti di fiume annunciati, sottoscritti, e l'obiettivo dell'osservatorio è quello, attraverso una piattaforma, è quella di monitorare con un certo passo temporale, tutto quello che avviene in Italia per avere una contezza di quello che è lo sviluppo. Quindi monitorare attraverso la banca dati, identificare criticità applicative. E soprattutto una delle principali attività dell'osservatorio è quello di formare, di supportare gli enti regionali. In particolare quelle regioni che sono un po' più indietro nella attuazione dei contratti di fiume, e attraverso una divulgazione più ampio spettro, attraverso conferenze e pubblicazioni su diversi temi. Ecco, i dati che trovate in questa slide devono essere considerati, come vedete nella nota, orientativi, perché la ricognizione è in corso e la situazione evolve. Quindi sono stati censiti circa 200 processi, di cui 30 sono stati sottoscritti. Un'altra nota da segnalare è che praticamente la maggior parte di regioni o province autonome ha legiferato in materia di contratti di fiume. In quasi tutta la totalità di regioni e province autonome ha sostenuto, e su questo mi soffermerò più avanti, finanziariamente i contratti, i processi di contratti di fiume. Tutti i piani di gestione elaborati dalle autorità di bacino distrettuali fanno espresso riferimento ai contratti di fiume. Questo dà la prova che in questi anni i contratti di fiume sono entrati in tutti i livelli pianificatori. In più, i CDF sono richiamati anche nella strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e anche dal piano di sviluppo rurale nazionale. Buona diffusione, ma ancora limitata incidenza dei programmi di azione. Qui vi illustro alcune analisi che stiamo conducendo sul finanziamento ai contratti di fiume nel periodo 2006-2020. 2006 è la sottoscrizione del primo contratto di fiume avvenuto in Lombardia, dei primi due. Allora, su circa un centinaio di contratti di fiume analizzati, abbiamo visto che
I processi sono stati finanziati almeno per un ammontare di 3 milioni, di cui un po' più della metà sono stati dati dalle regioni. Il resto è stato dato attraverso progetti europei, finanziamenti europei, finanziamenti dei comuni, finanziamento di privati, in alcuni casi fondazioni bancarie, in alcuni casi aziende anche, magari in piccola parte, ma c'è stato un supporto anche da parte delle imprese. La seconda parte della slide si sofferma sui programmi d'azione, sul fabbisogno finanziario e sulla copertura. Oggi si è parlato di un po' di numeri. Dei 30 programmi d'azione analizzati, che fanno riferimento a 24 contratti di fiume, perché nel caso dei contratti di fiume lombardi, quelli più anziani, in alcuni casi ci sono già quattro programmi d'azione dai primi che hanno comunque una validità, una durata di circa un triennio. Ecco, di questi 30 programmi d'azione, solo 13 avevano una esplicitazione del fabbisogno finanziario. In molti casi ci sono le azioni, sono descritte le azioni, ma manca il fabbisogno finanziario. Di questi 13, la copertura finanziaria si è visto, avere una copertura finanziaria da un minimo del 10% fino a un massimo del 94%. Quindi alla sottoscrizione del programma d'azione ci può essere una situazione in cui so già come coprire queste spese o so quanto costa, ma non ho ancora trovato le risorse. In questi 13 programmi d'azione sono stati stanziati almeno 800 milioni di euro, quindi una cifra abbastanza significativa. Cosa stiamo facendo come osservatorio? Soprattutto sul tema dei finanziamenti. A luglio 2020 abbiamo organizzato un workshop dal titolo Contratti di fiume, politiche pubbliche nella nuova programmazione, opportunità e prospettive. Sono venuti fuori degli spunti interessanti che vi richiamerò nella mia ultima slide. Questa attività non si ferma perché è previsto per il primo trimestre del 2021 uno scambio di esperienze, 250 persone. Non sarà facile perché sicuramente dovendolo fare a distanza sarà molto molto impegnativo, ma è nostro interesse portarlo avanti. Su contratti di fiume e future programmazioni. Qui ho citato alcune parole chiave, casi di studio, ITI, Interreg, monitoraggio, sono tutti temi che vorremmo investigare e soprattutto raccogliere l'esperienza di chi ha potuto usufruire nel passato di strumenti finanziari. ITI riguarda a come hanno strutturato dei partenariati, perché questo possa essere di utilità per altri contratti di fiume. Questo percorso si concluderà entro la fine del 2021 con una pubblicazione che in questo momento il titolo provvisorio è Programmi di finanziamento e partenariati, Stato dell'arte e prospettive per contratti fiume. Possa essere un po' un vademecum, un aiuto, un supporto per i contratti di fiume, per migliorarsi e soprattutto per poter accedere al prossimo settennato. Adesso non mi soffermo tanto sul Recovery Fund, che un po' i giochi probabilmente sono fatti e probabilmente i contratti fiume speriamo possano entrare nella fase attuativa, ma tutta la programmazione futura, i giochi sono ancora aperti. Quello che si sta facendo è quello di fare in modo che i contratti di fiume compaiano negli accordi di partenariato e che le regioni possano introdurre il tema del contratto di fiume all'interno dei piani operativi regionali.
Qui vi cito sul tema della partecipazione attiva che l'Osservatorio ha pubblicato un report sulla partecipazione, approcci, metodi e strumenti. A breve sarà disponibile attraverso il sito di progetto, non è ancora stato caricato. La pubblicazione che ho citato prima sarà di questo tipo, quindi un supporto per i contratti di fiume. Qui entro un po' invece nel tema che si è discusso anche nei precedenti interventi, sul tema delle azioni win-win. In particolare mi preme sottolineare il tema dell'incertezza. Qui vi riporto due slide di un progetto che sto seguendo che esula dall'osservatorio. E qui mi richiamo soprattutto alle parole che ho messo in alto. Il clima sta cambiando, quali tempi di ritorno, quali eventi? Noi siamo di fronte a un cambiamento e qui lo si evidenzia in queste analisi fatte per la città di Milano. È vero, è già distante dal vostro territorio, però è pur sempre un nord Italia. Quello che si sta avvenendo è che sicuramente noi ci troviamo di fronte a degli eventi estremi di breve durata, che stanno mandando in crisi le città, ma probabilmente i bacini in generale. È quasi i risultati di questo progetto stanno mettendo, come dire, stanno stravolgendo l'idrologia, lo studio dell'idrologia, perché si sta mettendo in discussione tanti aspetti. È l'effetto dei cambiamenti climatici. E quindi questa incertezza del futuro segna il confine tra la convenienza di politiche di difesa tout court, di difesa approcci sviluppati fino a un po' di fa e le politiche di resilienza e l'adattamento. Quindi, i contratti di fiume sono luoghi di elezione per sperimentare approcci innovativi. L'avete detto anche in precedenza. Gli interventi precedenti hanno parlato. Qui metto insieme interventi integrati, interventi win-win. Il Ministero su questo è molto molto attento e vuole approfondire di più il tema degli interventi integrati. Qui ho riportato interventi per la riqualificazione, interventi di riduzione del rischio, interventi integrati. Nei precedenti interventi hanno sottolineato anche la valenza di questi interventi su altre politiche europee, la biodiversità e altre. Adattamenti ai cambiamenti climatici e così via. Gli interventi diffusi di mitigazione del rischio, migliorare la risposta idrologica di un territorio, quindi attraverso dei problemi locali, ma in una visione di bacino. Quindi è importante che tutte le misure che si possono mettere in campo devono ovviamente concorrere a un obiettivo di bacino, perché non posso fare un'azione e scaricare il problema su chi mi sta a valle. Perché i contratti? Ecco, qui mi avvio alla conclusione. Perché i contratti di fiume aiutano a promuovere interventi diffusi? Sicuramente permettono, già anche è stato citato nel primo intervento sulla VAS, sul fatto che si va a vedere se pianificazioni man mano più vicine al territorio siano coerenti dal punto di vista della gestione idraulica di un territorio. Questo possa contribuire all'interno della discussione dei contratti fiume, la revisione, ecco questo lo aggiungo, premo, la revisione dei bandi di gara, perché un'amministrazione comunale può fare il PGT più bello del mondo, ma se poi questo non consegue poi anche un cambiamento delle regole in cui affido gli incarichi, manca l'elemento che collega l'azione politica e di pianificazione rispetto alla realizzazione.
la revisione delle norme dei PGT, i regolamenti edilizi e così via. Quindi è all'interno dei contratti di fiume che si può verificare la coerenza, ma anche in contesti rurali. Sottrarre, quindi nel caso di trovare spazio, per dare spazio ai fiumi, questo ovviamente spesso in territori più di pianura porta alla sottrazione di territorio a una produzione agricola. L'importante è valutare chi vince e chi perde, definire modelli di sostegno al reddito attraverso pagamento di servizi ecosistemici, ad esempio, definire le compensazioni, ma soprattutto attraverso la conoscenza creare consenso. Arrivo alla mia ultima slide su quelle che sono opportunità e prospettive dei CDF. Queste non sono idee dell'osservatorio, ma sono idee che sono scaturite da quel workshop fatto a luglio di quest'anno. Sicuramente uno sviluppo dei partenariati pubblico-privati nell'ambito dei CDF, stabili e costituiti, anche sotto forma di consorzi per la gestione di risorse multifondo. Oggi si è parlato nell'intervento di Paolo Mancin sul fatto che non ci sono solo risorse, ad esempio quelle sulla riqualificazione, ma vanno in sinergia con altri fondi. Bisogna cercare che i contratti di fiume possano lavorare e pianificare l'accesso ai fondi e quindi che non ci sia estemporaneità nella ricerca dei fondi. Sicuramente miglioramento di qualità degli interventi, esempio misure che è stato detto da precedenti, non è facile, bisogna perseverare in questo, bisogna dialogare, bisogna coinvolgere diverse competenze. Qui attuazione dei contratti di fiume con attenzione alla fattibilità dei programmi d'azione riguardo al fabbisogno finanziario. Quello che insisto, è una cosa che mi preme particolarmente, è se io non so quanto costa, come faccio a chiedere i soldi? Quindi il primo step, il primo passaggio dei programmi d'azione è chiedersi quanto costano le misure, anche in via approssimativa, perché se io non so quanto costano, qualcuno, se io vado a chiedere dei soldi, nessuno dirà quanto vuoi, non lo so, e allora non te li do. Scusate un po' l'esemplificazione. E infine, valorizzare, già accennato nella mia presentazione, valorizzare i CDF come attuatori degli obiettivi di politica di coesione, ovvero anche attraverso network regionali e interregionali, ad esempio le Green Communities e le Green Cities, che hanno già trovato spazio negli accordi di partenariato. Adesso è il momento in cui dobbiamo lavorare tutti insieme, regioni, autorità di bacino e i contratti di fiume, perché i contratti di fiume vengano riconosciuti come strumenti attuativi per raggiungere gli obiettivi che ci pone la Commissione europea. OB2 sta per un'Europa più verde, OB5 un'Europa più vicina ai cittadini. L'esempio, i contratti di fiume è il modo per portare vicino ai cittadini le politiche di bacino, le politiche regionali su sviluppo locale, qualità delle acque e sicurezza idrica. Questa è un po' la visione che l'Osservatorio Nazionale sui contratti di fiume immagina per il futuro dei contratti di fiume. C'è ancora da fare. Con ovviamente, proprio in una logica di compartecipazione e collaborazione, bisogna in questo momento lavorare perché vengano riconosciuti i CDF nella prossima programmazione e a cascata nei piani operativi regionali questi trovino, non che debbano essere finanziati tout court, ma per fare in modo che se dai contratti di fiume vengono fuori bei progetti, belle azioni, queste debbano essere valorizzate all'interno dei piani operativi regionali. Grazie per l'attenzione.
Grazie a lei, ingegner De Carli, tantissimo. Proprio per noi che gestiamo i contratti di fiume, il ruolo dell'osservatorio, soprattutto come sede che ci permette di confrontarci con le realtà nazionali, perché chiaramente, appunto, quando si lavora, nella realtà, diciamo, regionale, perché nel nostro caso la Regione Piemonte è molto attiva e aperta nel confronto interno alla regione, però comunque chiaramente rimaniamo nel nostro ambito, quindi è molto importante poter capire e prendere anche spunto da quello che possono fare, possono anche inventarsi, perché poi qua si tratta spesso di inventarsi delle nuove strategie, le altre realtà. Quindi è molto importante. Io vorrei solo fare una piccola considerazione sul discorso delle risorse economiche. Ovvero della quantificazione dei fondi necessari nei piani d'azione, che io condivido moltissimo, ma noi siamo ad uno degli esempi di coloro che non li hanno assolutamente quantificati. E la motivazione è che manca un anello finanziario, proprio di finanziamento, di questo passaggio. Di questo abbiamo già varie volte anche provato a ragionarci, ci siamo confrontati anche con la Regione Piemonte, però quello che manca probabilmente, almeno nella nostra realtà, è un po' questo anello, cioè abbiamo avuto assolutamente supporto nella fase iniziale dei contratti di fiume, quindi per l'attivazione, in parte poi come ente, soprattutto all'inizio, eravamo riusciti anche a stanziare dei fondi propri noi, poi adesso la situazione è un po' diversa, però allora come provincia potevamo un po' di più. Adesso la regione, come dicevamo, ci supporta moltissimo nella fase realizzativa, attuativa delle azioni, troviamo, grazie anche appunto all'organizzazione interna, al gruppo Natura, eccetera, troviamo anche le risorse interne, umane, per riuscire ad attuare delle azioni, ma quello che veramente sarebbe molto utile sarebbe riuscire ad avere, trovare insomma in qualche modo i finanziamenti per riuscire ad avere studi di fattibilità su tutte le azioni. Chiaramente su tanti contratti di fiume le azioni sono tantissime, sono veramente tante. Quindi noi stiamo un po' procedendo a tentoni, nel senso che quando di volta in volta avviene l'opportunità di partecipare a un bando, eccetera, allora si cercano le risorse puntuali per sviluppare quella singola azione. Però sicuramente sarebbe molto importante per tutti, anche perché anche questo darebbe uno slancio ulteriore alla possibilità poi di intervenire, come giustamente diceva lei, riuscire a trovare qualche risorsa per avere un quadro complessivo della fattibilità. Certo, Se posso ribattere, assolutamente. è interessante adesso, alla fine i 13 programmi d'azione a cui mi riferisco sono tutti lombardi. In particolare, non tanto quelli, segnalare quelli in cui Regione Lombardia è il promotore, dove forse giocando in casa. La copertura finanziaria era già ad elevata. Mi preme sottolineare quelli invece che sono stati promossi da altri, dove magari la copertura finanziaria era il 10%, ma la quantificazione del fabbisogno finanziario comunque c'era, non per tutte le azioni, perché alcune non era quantificabile. Ma quello dà un esempio, come dire, una percezione di quanti poi soldi uno deve andare a cercare. Quindi lo sforzo che suggerisco di fare è di porsi la domanda: questa misura quanto costerebbe? È vero, magari saranno delle proxy, delle stime anche per difetto e tutto, ma questo permette anche di capire: costa 10, costa 100, costa 1000. E questo serve anche per capire verso quali tipi di finanziamento locali, finanziamento regionali, Europa, perché ovviamente questo può aiutare. Serve anche un po' per migliorare la progettualità, nel senso, questo sicuramente, e l'osservatorio da questo punto di vista vuole cercare adesso di supportare
il mondo dei contratti di fiume attraverso le iniziative, ad esempio quelle che ho illustrato sul tema dei finanziamenti. Bene, grazie, no, sono pienamente d'accordo. Spero che riusciremo anche noi a fare questo passetto ulteriore. Grazie. Allora, io proseguirei, abbiamo terminato gli interventi, ma siamo adesso nella fase molto importante del confronto col territorio. Abbiamo la richiesta di due interventi tra i partecipanti, direi forse in assoluto o quasi dei principali attori di questo contratto di fiume, nel senso che hanno chiesto la parola il dottor Marco Valtieri dell'Associazione tutela degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna e l'ingegner Maurizio Rosso, libero professionista e del Politecnico di Torino, in entrambi i ruoli sempre molto attivo e partecipe, direi soprattutto diciamo, nella fase iniziale, propulsore assolutamente di questo contratto di fiume. Quindi lascerei la parola, adesso cerco di rendere Marco Valtieri coordinatore in modo che possa condividere anche la videocamera se lo ritiene. Vediamo se riesce a prendere la parola. Lo vedo. Ok. Marco, mi senti? Perfetto, Sì. Ci eccoti qua, benissimo. Allora siamo. ti lascio la parola. Benissimo. Brevemente, ringrazio prima di tutto di aver partecipato a questa mattinata. Sono sempre degli incontri in cui si imparano tantissime cose. Ricordo gli interventi di Giunta e Simonelli, ma anche quest'ultimo è stato veramente pieno di spunti di riflessione. Per quanto ci riguarda, noi siamo operativi sul territorio e inseguiamo proprio tutti quegli interventi che poi si possono vedere concretamente sul territorio come delle trasformazioni positive. Moltissimo è stato fatto sul pellice, ci sarà dopo di me l'intervento dell'ingegner Rosso, che è stato uno dei protagonisti appunto di questo miglioramento e anche questa modificazione della filosofia di intervento sul corso d'acqua. Ci sono ancora moltissime cose da fare, soprattutto per quanto riguarda la tutela delle portate, la tutela della continuità fluviale e anche la tutela della qualità delle acque. Non ancora tutti i comuni, ad esempio, sono collegati al collettore di valle, e speriamo che lo siano nei tempi più brevi possibile. Ma oggi vorrei sottolineare un tema in particolare, che è quello della tutela degli habitat e della morfologia fluviale. Se nel Basso Pellice ci sono ormai dei programmi di intervento che sono oltremodo virtuosi e pieni di spunti significativi, mi faccio riferimento a quello che è stato citato varie volte, cioè il programma di interventi Win-Win, dove ci sono tantissime cose interessanti e questo è frutto soprattutto della volontà dei promotori, ma anche dei progettisti, che sono delle persone, per quanto io le conosca, che hanno appunto molto chiaro quali sono i problemi, non solo dal punto di vista della tutela dal rischio idrogeologico, ma anche della tutela degli habitat fluviali. Allora, quello su cui propongo di lavorare tutti insieme, dato che il contratto di fiume è un rapporto, diciamo, di tipo volontario fra diversi enti, è quello di cercare di intervenire il più possibile su quelli che sono i tantissimi piccoli interventi che vengono fatti per vari motivi. Ne cito solo due, quelli che si chiamano gli interventi in somma urgenza, gestiti dagli uffici tecnici dei comuni oppure dal settore viabilità della città metropolitana, oppure ad esempio il ripristino delle savanelle per le derivazioni irrigue o idroelettriche, che spesso sfuggendo appunto a una progettazione per quanto riguarda sia la tutela della fauna ittica e poi anche per quanto riguarda la riqualificazione, il ripristino degli habitat fluviali,
in qualche modo sono ancora un qualche cosa che modifica profondamente, soprattutto nel medio e alto pellice, modifica profondamente gli habitat fluviali e rispetto al quale quindi si creano anche dei danni. Possiamo fare un lavoro di collegamento fra i diversi enti molto, molto utili, avendo presente, con questo concludo, che il pellice non è solo un fiume molto bello dal punto di vista estetico e molto utile per tutte le attività che girano intorno ad esso, ma è anche un patrimonio incredibile di biodiversità. Noi abbiamo concluso di recente un grosso programma di monitoraggio genetico delle popolazioni di salmonidi che comprendeva anche il pellice, oggi pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale. Allora, quello che l'immagine che è venuta fuori è quella di un patrimonio incredibile che probabilmente utile, unico in tutto il bacino del Po e che tutti dobbiamo impegnarsi a tutelare. Vi ringrazio dell'attenzione e vi ringrazio soprattutto per la giornata. Benissimo, grazie Marco Valtieri. Cogliamo ovviamente molto volentieri lo spunto, peraltro alcuni di questi temi erano già stati comunque accennati nelle vari incontri del territorio, quindi sono già insiti nelle necessità, negli obiettivi del contratto di fiume. Quindi cogliamo volentieri questo spunto per magari procedere nei prossimi passi in questa direzione. Allora, io lascerei adesso la parola all'ingegner Rosso che cerco. Eccolo qua. Cerco solo di capire se. Sì, lo rendo coordinatore così può condividere se vuole anche la telecamera. Maurizio, mi senti? Si sente? Claudia, sì, ti sento, Perfetto. non so se mi vedete o no. No, non ti vediamo. Vediamo solo il tuo schermo, cioè solo il tuo Aspetta, nome. avvio il video, ecco qua. Allora, Perfetto, un breve prego. intervento perché, soprattutto di soddisfazione perché la mia storia con il pellice, la nostra storia con il pellice inizia nel lontano 2006-2007 quando l'architetto Chicca diede l'incarico al Politecnico, al sottoscritto, alla professoressa Comino, di redigere i programmi di gestione dei sedimenti sperimentali per l'orco, per il pellice e per il chisone. Il lavoro all'epoca aveva visto una parte ambientale più una parte più prettamente idraulica. Ricordo ancora, in occasione di una presentazione in AIPO, che era il nostro committente, una critica da parte di qualche collega più anziano che contestava il numero elevato di pagine dedicate all'ambiente, no? Critica per la quale io mi sono molto adirato e mi sono fatto quelle che erano le ragioni che era necessario farsi. Bene, da allora che cosa succede? Succede che se Chisone arriva l'alluvione. In occasione di quell'alluvione abbiamo visto trasformarsi in maniera macroscopica quella che era la morfologia del corso d'acqua, che avevamo percorso in completa asciutta durante il mese di marzo, quindi pochi mesi prima, e siamo stati oggetto, ricordo ancora, di un agguato a bricarasio da parte della popolazione locale perché evidentemente non si facevano difese, non si facevano cose. Abbiamo creduto allora che fosse necessario andare avanti con una volontà di fare cultura riguardo ai corsi d'acqua e ci siamo cercati con Elena Comino e con l'allora provincia di Torino e con il partner francese che era il Consiglio Generale delle Alpi. Il finanziamento, il primo finanziamento del progetto che avete citato, Pellidrac, che aveva proprio lo scopo di estendere i ragionamenti fatti sulla parte, diciamo, più bassa del pellice anche alla parte alta. Da lì è stato tutto un susseguirsi di attività che hanno portato, adesso si dice a un processo win-win, che a me francamente non piace come definizione perché la trovo abusata, ma comunque a un processo che ha avuto delle conseguenze positive.
Perché? Perché sul territorio, a seguito del progetto Pelidrack, si sono fatti incontri con gli amministratori, si sono fatte lezioni nelle scuole e è stato richiesto il finanziamento per un altro progetto, il progetto Titicoco, Torrenti Transfrontalieri, Conoscenza e Comunicazione. Di nuovo la parola conoscenza è importante. Quindi, passo dopo passo, poi c'è stato ancora Peril, che era sempre un progetto nell'ambito Interreg, siamo riusciti a cercare di fare qualche cosa che ha portato poi alla prima, introduzione di quello che era l'embrione del contratto di Fiume che poi siamo andati a firmare. Quindi la soddisfazione è grande perché? Perché in certi casi volere è potere. È possibile cercare di introdurre il dialogo tra portatori di interessi diversi, è possibile cercare di far passare nuove pratiche di intervento sui corsi d'acqua, quali appunto quelle che abbiamo fatto anche sempre con l'aiuto dell'allora provincia di Torino e di AIPO, l'apertura di un ramo secondario in frazione Doni per poter limitare i fenomeni erosivi. E quindi io sono contento di rivedere tanti amici, di essere arrivato, diciamo, alla fine del percorso del diciamo, contratto del Fiume Pellice. Contratto che, ripeto, mentre camminavamo con i nostri studenti, ci sono state numerosissime tesi su questo corso d'acqua, veniva richiesto dai sindaci. Ricordo la Lilia Garnier, ricordo altri sindaci che erano molto, il sindaco di Campiglione Finile, tutti molto interessati al discorso del contratto di Fiume. Quindi ringrazio coloro che insieme a noi del Poli hanno potuto fare in modo che tutto ciò poi si avverasse. Questa è la mia considerazione. Un caro saluto. Bene, grazie, grazie mille Maurizio. E direi che abbiamo chiuso con l'inizio della storia del Pellice, abbiamo chiuso la mattinata. Io non vedo altre richieste di partecipazione, se qualcuno volesse ancora intervenire ovviamente è assolutamente il benvenuto. Altrimenti io chiuderei la seduta, vi aggiorneremo ovviamente su tutti i passi che faremo man mano. Vi avviso che chi è entrato in questa riunione può essere iscritto alla newsletter dei contratti di Fiume di Lago, ma chiaramente se poi non desidera rimanere è libero di disiscriversi in qualunque momento, ci sono le istruzioni. Altrimenti, se vuole ricevere la newsletter, ovviamente verrà informato di tutte le attività dei nostri contratti di Fiume di Lago. Io ringrazio ancora tutte e tutti per aver partecipato tutta la mattina. Diamo appuntamento ai comuni di riferimento per gli interventi integrati di oggi pomeriggio, che sono Bricherasio, Cavour, Garzigliana, Vigone e Villafranca. E li aspettiamo oggi pomeriggio insieme a autorità di bacino, Regione AIPO e IPLA per approfondire gli aspetti legati ai singoli progetti. Grazie ancora e ci aggiorniamo presto. Grazie di tutto.